Buon pomeriggio a tutti. Scusate questo lieve ritardo, ma evidentemente la forte pioggia di questa notte ci ha molto penalizzato con le linee telefoniche e Prego, figlio. spero che riusciamo ad arrivare fino alla fine di questa presentazione, che è la seconda edizione. La prima l'abbiamo svolta settimana scorsa, oggi svolgiamo questa, ovviamente con altri relatori e altri contenuti, in ogni caso presenti nel libro bianco che come Associazione Scientifica Sanità Digitale abbiamo diffuso ormai da 2 o 3 settimane e che sta avendo un significativo riscontro. Il libro, ricordo che si intitola La sanità italiana dopo l'emergenza coronavirus, la proposta dell'Associazione Scientifica Sanità Digitale, ASSD. Questo libro nasce prima di tutto dal fatto che come ASSD siamo da 4 anni costantemente impegnati nel diffondere la sanità digitale anche in Italia. È un'impresa non facile, ci impegniamo tanto, non sempre con riscontri positivi. Che cosa è successo però il 31 gennaio di quest'anno? 31 gennaio di quest'anno è successo, e purtroppo continua ad averne ancora effetti nefasti, la diffusione del coronavirus. La diffusione del coronavirus è stata una tragedia, perché all'improvviso è rimasto una situazione di conferma di tutto quello che in decenni dicevamo. Mancano le competenze, mancano il personale, mancano i dispositivi. Risultato che ci siamo trovati in grande difficoltà durante il coronavirus, e questo è stato il riscontro positivo a questo grave riscontro negativo. All'improvviso le tecnologie, o almeno una parte di queste tecnologie che molti di noi, di voi, stanno portando avanti come proposta da decenni, pensate al tema della telemedicina. Ecco, tutte queste tecnologie sono state scoperte nel loro valore. E quindi a questo punto hanno cominciato a diffondersi nel settore sanitario. Ovviamente tutti quanti noi non possiamo che esserne felici, anche se io segnalo sicuramente due piccoli problemi. Piccolo problema: adesso queste tecnologie si stanno utilizzando perché siamo stati e siamo ancora in pandemia. Sarà ancora così una volta che saremo usciti dalla pandemia, o ritorneremo da capo alle vecchie motivazioni? Si è sempre fatto così, è il ruolo, e la professione, la difficoltà, il finanziamento e così via. Punto primo. Secondo punto, questo è un nostro cruccio quotidiano. Ci sono le competenze nel mondo della sanità per poter utilizzare al meglio le tecnologie, ma soprattutto fare in modo che le tecnologie vengano inserite al miglioramento dei processi sanitari. Molti di voi si spendono quotidianamente a dibattere di questo, e questo è importante. E allora ci siamo detti, visto che l'Associazione Scientifica Sanità Digitale ha tra i suoi soci gran parte delle professioni sanitarie, visto che gran parte dei nostri amici sono noti psicologi, sociologi, economisti, ricercatori, quindi unendo queste professionalità con le professioni sanitarie, ci siamo detti, cerchiamo di capire quale può essere il nostro contributo in questo momento di grave difficoltà per portare avanti questa innovazione, soprattutto, ripeto, dei processi sanitari utilizzando le tecnologie. Questo è stato il nostro impegno. Da qui è nato questo libro che appena abbiamo pubblicato, molti di voi ne sono testimoni, è presente
in moltissime situazioni di non solo sanità, di politiche, di professione, di formazione, di università. Di questo ci fa veramente tanto grande piacere, tanto grande piacere. E allora oggi, con questa seconda edizione, chiudiamo la presentazione di tutti i vari capitoli che 32 amici professionisti unanimemente riconosciuti come grandi professionisti hanno portato in questo libro. Libro che ulteriore valore è reso disponibile a titolo gratuito scaricandolo dal sito assd.it. Voi pensate che è talmente pesante lo scarico quotidiano che abbiamo dovuto potenziare già 5 volte la capacità elaborativa del nostro sistema di hosting del nostro sito ssd.it. E allora, siccome siamo anche in leggero ritardo, recuperiamo 10 minuti col fatto che mi scrive la senatrice che doveva essere qui presente con noi, senatrice Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, dicendomi che è ancora in aula e quindi per adesso non può intervenire. E allora adesso la parola a Sergio Pillon, che mi ha chiesto la possibilità di poter anticipare. E quindi Sergio, credo che sia tra i nostri colleghi più in questo momento impegnati sul tema della telemedicina, quindi ascoltiamo volentieri quello che anche oggi avrà da dirci su questo contesto che il coronavirus ha fatto veramente esplodere. Prego, Sergio. Grazie Gregorio, grazie dello spazio che mi ha dato il libro. Non so se si può alzare il volume, Guido. Volume, Sergio. Eccomi, sono qui, io più posso parlare più forte, probabilmente questo migliorerà il volume. Grazie, dicevo Gregorio, dello spazio che mi hai dato sul libro. Io mi sono occupato sul libro di due temi che io considero collegati e chiave ambedue. Il primo è una nuova medicina abilitata dal digitale. Avete sentito parlare tutti della cosiddetta sanità 4.0, che è un concetto che deriva dall'industria 4.0. Per dirla in due parole, l'industria 4.0 è quando l'industria non si limita a digitalizzare l'analogico, quelle che sono state le prime fasi, paperless, ma a modificare i processi alla luce dell'innovazione digitale, cioè un nuovo modo di fare industria. Non vi devo spiegare che postal market è scomparsa e adesso c'è Amazon. Eppure tutte e due vendevano a distanza, perché Amazon non ha digitalizzato postal market, ha inventato un modello nuovo. Bene, la salute cambia grazie a questi strumenti, ma anche senza questi strumenti stiamo parlando di una nuova salute perché sono cambiati i pazienti. E ve lo dico dall'ospedale. Io quando sono arrivato in ospedale, arrivavano gli acuti, adesso gli acuti arrivano i riacutizzati. Prima si moriva, adesso si sopravvive, che non è esattamente guarire. E quindi, traducendo, i sopravviventi, quelli che chiamavamo cronici, io eccomi qua, faccio outing, sono cronico, ma faccio outing. E mi trovo in ottima compagnia perché temo che tutti voi siate cronici, nel senso che ognuno di noi ha qualcosa che non guarisce. La prima cosa che non guarisce sono gli anni. Dottore, il Calatrenta non l'hanno ancora inventato. Bene, una medicina nuova che si deve prendere cura delle persone prima ancora che curarle. E cosa c'entra il digitale con tutto questo?
il digitale c'entra, perché per poter fare questo abbiamo bisogno di dati. Dati, siamo affamati di dati. Abbiamo bisogno di dati longitudinali, cioè sulla persona nel tempo. Abbiamo bisogno di dati trasversali, cioè dati comparabili tra gruppi di persone in quel momento. Questi dati, la medicina abilitata dai dati, vogliamo dargli un nome, la chiamiamo medicina personalizzata. La chiamiamo salute e cura. Ma che vuol dire personalizzata? Se voi andate da Cenci e vi fate fare un vestito, è un vestito personalizzato, ma è caro, non sono molti quelli che se lo permettono. E l'equivalente di Cenci oggi esiste già, basta pagare. Se voi andate in una buona struttura privata, state tranquilli che gli avranno tutti i vostri dati. Un mio amico che lavora all'Ars Medica a Roma, da casa sua si collega e vede tutte le analisi che i suoi pazienti hanno fatto in tutte le strutture collegate all'Ars Medica. Ma la medicina personalizzata la possiamo avere nel sistema sanitario nazionale usando intelligentemente i dati. Non vogliamo cucire un vestito addosso a un paziente. A noi basta un prêt-à-porter, a noi basta un vestito con delle forme e delle taglie che abbiano anche gli extra large, che hanno anche quelli bassi. Dopodiché la possiamo adattare questa medicina personalizzata per trasformarla veramente in uno strumento di cura. Ed ecco che finisce la cronicità. Io continuo a sentir parlare di piani di cronicità. Io non voglio curare i cronici, io voglio curare le persone, perché una persona oggi è diabetico, ma se quella persona domani ha un ginocchio come un melone, non si alza per un mese, vi garantisco che gli viene una tromboflebite che con il suo diabete non c'entra niente. Ma quella persona ha un ginocchio come un melone che guarisce dopo un mese perché ha diabete. Perché se avesse avuto 20 anni, dopo 3 giorni giocava a pallone. Allora, noi dobbiamo capire le persone e curarle. E questo è il mio primo flash. Una nuova medicina abilitata dai dati, la medicina personalizzata. Il mio secondo flash è come? Perché è facile dire vogliamo, questo sembra a volte un discorso di Miss Italia, voglio la pace nel mondo, voglio che finisca la guerra, voglio che tutti siano ricchi. Questo lo dicono le Kardashian nei loro video. È facile dirlo quando sei un Kardashian. Ben diverso è come fare in pratica. E lì abbiamo parlato di linee di indirizzo sulla telemedicina. Ora, vi ricordo che quando abbiamo cominciato a parlarne, telemedicina voleva dire, era quasi sinonimo di sanità digitale. Oggi sappiamo che la telemedicina è una parte della sanità digitale, ma è uno strumento che abbiamo indicato con chiarezza e con rigore. E vi dico che le regioni si stanno attivando, veramente è con orgoglio che ve lo dico, perché la prima parte di qualunque delibera regionale che io ho visto comincia in accordo con le linee di indirizzo nazionali, approvate nel 2014 e nel 2015, recepite dalla conferenza Stato-Regione, perché lì abbiamo scritto delle cose fondamentali. Abbiamo scritto, per esempio, che la televisita è solo una modalità di esecuzione di una visita. Quindi non è che dobbiamo fare fantascienza, non dobbiamo fare chissà cosa per fare una televisita. Dobbiamo dire chi, come, dove, quando e perché. I famosi 5W, ma la possiamo fare da domani. E molti miei colleghi nel Covid hanno cominciato a farla con strumenti magari approssimativi, perché magari non è WhatsApp il miglior strumento. Molte regioni hanno cominciato a mettere a disposizione piattaforme. In America, 166.000 visite analizzate negli ultimi 6 mesi, il 70% nei periodi del lockdown è stato fatto in televisita. E ormai, anche finiti il lockdown, il 20% sono televisite. Oltre alla televisita, parliamo spesso di telemonitoraggio, il Covid ce ne ha insegnato tutto. Molte soluzioni Covid prevedono il pulso ossimetro e il monitoraggio dei parametri. Sappiamo che il telemonitoraggio è un altro strumento decisivo e fondamentale,
Ma vi dico una cosa che mi ha colpito e che ho citato anche in PeopleBits a proposito di eccellenza. La Regione Lazio, TuCur, ha messo nel proprio portale la possibilità di inviare la ricetta elettronica per SMS. Mi sembrerà una sciocchezza, ma se io volevo inviare fino a ieri la ricetta elettronica a un mio paziente, lo devo fare dal mio cellulare. E quale medico ospedaliero vuole dare con tanta facilità il proprio cellulare al paziente che poi gli scriverà SMS, WhatsApp? Da oggi, da una settimana in realtà, nella Regione Lazio io nel portale invio un messaggio al paziente, che mi autorizza, e al paziente arriva dalla Regione Lazio la tua ricetta elettronica per il codice fiscale, nel caso mio dice solo PLLS, è pronta e puoi averla. Bene, questi strumenti, e concludo con l'ultima parte, con quello che manca, questi strumenti il Covid li ha resi attivi e per fortuna avevamo scritto come. C'è un pezzetto però, e Gregorio tu l'hai citato all'inizio, sono le competenze, perché io vedo buttati nelle televisite specializzandi in Israele per fare una televisita in pediatria, devi avere 5 anni di esperienza nella pratica. Io vedo che tutti hanno letto il primo pezzo delle linee di indirizzo. Il secondo pezzo, quando si dice che c'è l'obbligo di elaborare un documento sugli standard di servizio, che è un patto che protegge il paziente, protegge il medico, pochissimi l'hanno fatto. Ecco, io dico che c'è ancora tanto da fare e da portare avanti, anche solo nell'applicazione della televisita e del telemontaggio. La strada che il Covid ha spinto con forza non l'avremmo mai immaginata così veloce, però è una grande opportunità. Un piccolo flash finale, vengo dal congresso della FIMR, i medici di medicina generale hanno giustamente evidenziato questo concetto. Questi strumenti vanno prescritti. Cioè il paziente non può aprire WhatsApp e pretendere una televisita. E non è possibile scaricarsi un'app per avere una televisita. I portali di televisite, vi dico, a me preoccupano perché si salta tutto quello che è la garanzia del rapporto col medico. Quindi un ultimo caveat, attenti a www.adessovecuroio.it. Questa è una cosa che secondo me è la deviazione di questo percorso. Grazie. Grazie a te Sergio. Io credo che anche grazie a te gran parte della strada è tracciata e Gloria, un quindi po' più sarà indietro, un per onore favore. averti al fianco per continuare a percorrere questa strada di innovazione insieme. Grazie di cuore. Gregorio, un po' più La indietro. telemedicina è un tema dibattutissimo, ormai, permettimi Sergio, anche conosciuto, anche se indubbiamente, come tu stesso segnali, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare. Andiamo invece su un tema che è più l'addetta ai lavori, ma che proprio durante il coronavirus è stato molto apprezzato, la georeferenziazione. Ti chiamo a parlarne Michele Ieradi. Michele, ci sei? Michele? Guido? No, Michele non lo vedo ancora. Quando Aveva chiesto sarà il 16:45, prossimo? vabbè, lo saltiamo. Non so se è già arrivato Nino Cartabellotta alle 17:00, siccome mi ha chiesto di poter fare la mamma alle 18:00, do volentieri la parola all'avvocato Laila Perciballi che ci parla di un tema che, come voi sapete, a me è molto caro. Laila, qual è il tema? Siamo? Benissimo. Sì, a posto. Il tema è la carta di valori del codice etico della Federazione Nazionale delle Professioni Sanitarie. Noi voglio iniziare questo nostro incontro riportando la frase di Albert Einstein, visto che siamo ancora nel pieno della pandemia.
La crisi può essere una vera benedizione. Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso, senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza. Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita ai propri problemi. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. E ho voluto iniziare così questo mio incontro perché il merito sta in questo nostro collegamento, in questo nostro libro. Il merito sta nella proposta di Gregorio Cosentino dell'Associazione Sanità Digitale. Aver voluto questo incontro per raccontare quanto ci si è riusciti a fare in questa situazione di grande crisi. In questo libro è l'espressione del merito, quindi se davvero si vuole fare qualcosa, la si riesce a fare. E mettendo insieme tutte le nostre competenze, abbiamo tirato fuori un libro che viene scaricato da migliaia di persone, che racconta quello che si riesce a fare in situazioni di grande fragilità, che è quella appunto in comunità e tutte le nostre e la stessa sanità raccontata nel libro bianco attraverso veramente autori di grande competenza. Io ringrazio tantissimo il presidente Gregorio Cosentino e tutti gli autori perché è stata una delle più grandi opportunità di questi mesi di lockdown e di questi mesi di grande vulnerabilità. Quindi il codice etico, che appunto per noi è diventata una missione, laboratorio permanente della Federazione delle Professioni Sanitarie, l'abbiamo voluto definire, è ancora più forte la missione che stiamo portando avanti, perché quel decalogo che abbiamo individuato tutti insieme, mettendo insieme, dice, mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ok, e abbiamo un ritorno di voce. Dicevo, il codice etico ha una valenza ancora più forte perché 19 professioni sanitarie che stanno vivendo questo momento drammatico, che sono insieme a medici, gli infermieri all'interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie, sono nei loro studi professionali, stanno cercando in tutti i modi di appunto rendere merito in situazioni di grande emergenza. E i valori che abbiamo individuato prima ancora della pandemia, quando all'interno della Conferenza Nazionale della Fragilità che abbiamo inaugurato l'anno scorso a Firenze, quando eravamo tutti insieme in centinaia in una sala, e adesso quest'anno tristemente invece siamo a distanza, parlavamo già di fragilità. E la fragilità che ci sembrava una cosa così lontana da noi, perché parlavamo delle persone più vulnerabili, delle persone portatrici di disabilità. Oggi riguarda tutti quanti noi, siamo tutti vulnerabili, l'intera società è vulnerabile e quindi il nostro decalogo che abbiamo individuato in un periodo di grande serenità della nostra società, persona, competenza, responsabilità, relazione, salute, informazione, consenso, multiprofessione, equità, privacy, sono diventati ancora più forti, ancora più di attualità. La persona è al centro del nostro libro, è al centro del sistema, è al centro della sanità. Il nostro codice etico, attraverso questo confronto tra le varie professioni sanitarie, l'abbiamo voluto individuare sia come professionista sanitario, sia come persona assistita, sia come persona di riferimento, cioè tutti coloro che ruotano intorno alla persona assistita, che quando non può esprimersi perché non ha la capacità, perché è vulnerabile dal punto di vista mentale o dal punto di vista fisico, ha delle persone di riferimento con cui i professionisti sanitari si interfacciano per risolvere le problematiche o tentare di risolvere, comunque di aiutare, sostenere, collaborare, accompagnare in un percorso di cura la persona assistita. Quindi la persona al centro, oggi più che mai, e ancora competenza. Questo nostro incontro è veramente un coro di competenza, un coro multiprofessionale, un'altra parola del nostro decalogo, in cui si creano forti relazioni, anch'essa una parola del decalogo, in cui si fa informazione e si crea consenso sia tra professionisti in questo lavoro di multiprofessionalità e di interdisciplinarità ai fini di un percorso di crescita e di
appunto cercare delle soluzioni nuove, innovative, capaci di far fronte a questa situazione di grande vulnerabilità, e ci viene data proprio da questo grande strumento le cui potenzialità sono finalmente espresse in questo periodo di pandemia. E come dice Gregorio, speriamo che un domani, ci auguriamo che sia il domani più vicino possibile, poi non si mettano da parte questi strumenti, ma si continuino a coltivare, a sostenere affinché non si torni indietro, ma si vada avanti, affinché gli anziani non debbano più morire nelle RSA, nelle strutture sociosanitarie, ma si torni alla domiciliarità, perché possono essere assistiti anche da lontano, come mi avete insegnato in questi nostri incontri. Quindi davvero il codice etico deve restare un laboratorio permanente, perché deve far fronte a esigenze che sono in continuo mutamento. E in questo continuo confronto che è nato anche il fondo di solidarietà dei familiari vittime delle professioni sanitarie, è proprio perché il principio di equità è al centro del nostro decalogo, che abbiamo voluto assolutamente. Abbiamo inviato diffide, lettere alle istituzioni affinché fosse istituito questo fondo di solidarietà. L'abbiamo fatto sin da marzo, quando ancora il problema del contenzioso era lontano, ma ahimè vedo lontano perché l'esperienza professionale me l'ha insegnato. Nel momento in cui le cose vanno male, i nostri professionisti sanitari sono eroi, ma poi quando ci sono delle vittime, i familiari che hanno perso i loro parenti cominciano giustamente a rivendicare i loro diritti, ma i diritti non vanno rivendicati nei confronti dei professionisti sanitari, dei medici e degli infermieri, che anche loro sono state vittime del sistema. Gli indennizzi, i diritti vanno rivendicati nei confronti delle istituzioni che per 20 anni hanno dato luogo a politiche di tagli alla sanità, creando questa situazione di completo disagio che ha colpito tutti. Quindi finalmente abbiamo degli strumenti di investimento nei confronti della sanità e speriamo appunto che si continui così. Ma è chiaro che non si può cambiare tutto nel giro di pochi mesi e che quindi queste vittime della sanità, sia tra i professionisti sanitari, sia tra i medici, ma anche tra i cittadini, coloro che non hanno potuto accedere alle cure, coloro che non hanno potuto entrare nelle strutture sanitarie perché erano già occupate dalle delle vittime di Covid, coloro che non avevano gli strumenti per far fronte alle esigenze dei malati, i professionisti sanitari che non avevano dispositivi di protezione adeguati. Tutti questi si deve far carico si devono far carico le istituzioni attraverso appunto il fondo di solidarietà che vuole evitare la conflittualità, i contenziosi all'interno dei tribunali. Il fondo ce l'abbiamo fatto, è stato istituito, sono stati dotati di 10 milioni di euro, ma come tutte le cose all'italiana sembra veramente una beffa ai danni dei professionisti sanitari, delle loro famiglie e anche dei cittadini, perché i regolamenti di attuazione ancora non sono stati posti in essere. Quindi il Fondo di Solidarietà continua ad essere un gran bel contenitore che non ha gli strumenti per operare, ma intanto gli sposti aumentano, ne sentiamo parlare ogni giorno attraverso i media, attraverso i giornali. E io mi sono spogliata della mia veste di paladina dei cittadini perché in questa situazione non mi ci riconosco. Io voglio aiutare i cittadini, i professionisti sanitari attraverso questo fondo di solidarietà e non attraverso le aule dei tribunali, perché appunto i professionisti sono stati vittime insieme ai cittadini e in quanto tali devono essere indennizzati insieme a loro. Con queste parole quindi vi lascio, ringrazio ancora Gregorio e tutti quanti gli autori per questa grande opportunità di confronto e vado a fare la mamma, quindi sarò ancora con voi una mezz'oretta e poi devo correre via. Quindi scusatemi, ma vedrò la registrazione come ho fatto per l'altro incontro. Quindi grazie ancora a tutti. Grazie Grazie di cuore Laila. Grazie a te. Gregorio, è arrivato Mi Ierati. ricorda sempre il grande valore di ASSD, un'associazione multiprofessionale di grande competenza, e questo sicuramente ci aiuta a poter sempre affrontare un problema nelle sue diverse sfaccettature, non soltanto tecnologiche. Grazie di cuore, Laila. Adesso, Grazie a te. se è arrivato Michele Ieradi, georeferenziazione, altrimenti vado avanti. Antonio Bortore, a te ti vedo già in linea. Io ci sono, Gregorio. Vai, Antonio, vai tu allora. Grazie. Scusami, Gregorio, non ho capito se io o Michele Ierati, perché ha detto che c'è No, vai Michele. tu perché Michele Ierardi non è ancora arrivato. No, io ci No, no, sono, c'è, ti Gregorio. sta dicendo che è arrivato. Mi senti, Ah, scusa. Gregorio? Io mi azzittisco. Grazie, scusatemi che ho avuto un problema tecnico, diciamo.
per fortuna risolto. Condivido una presentazione per, diciamo, meglio, raccontarvi diciamo, la parte relativa ai sistemi geospaziali. Condivido. Vedete? Sì. Dunque, appunto noi con Guido abbiamo soprattutto esplorato quelle che sono le soluzioni relative ai, diciamo, a come i sistemi geospaziali possono essere a supporto del mondo della sanità e di questo periodo in particolare. Io cercherò di rapidamente concentrare un po' tutto quello che abbiamo pensato, un po' le informazioni che abbiamo trasmesso attraverso il libro bianco. Vabbè, parto ovviamente dalla dashboard che è stata vista tante volte e che è un'applicazione dove la piattaforma geospaziale consente di rappresentare i dati in maniera molto semplice e rapida da capire. Questa è appunto la dashboard della Protezione Civile che consente di, diciamo, di vedere qual è l'andamento, sia la parte grafica che la parte geografica, e consente di avere una piena comprensione dei numeri, chiaramente dei numeri assoluti, e quindi un po' dell'andamento dell'epidemia in Italia. Questo, per esempio, è interrogo in questo caso una regione per avere, guarda caso, il Lazio, per avere appunto informazioni specifiche. Parto da qui perché è un po' quella l'applicazione più vista in questi mesi, purtroppo aggiungerei, ma è, diciamo, un po' la cima di un iceberg di una serie di applicazioni possibili all'interno che hanno supportato questo momento un particolare, storico, incredibile che stiamo vivendo appunto nell'ultimo anno, quasi ormai da marzo scorso. E più però, affrontando invece il problema più in generale delle soluzioni, cioè il problema, l'applicazione delle soluzioni delle geospaziali per quanto riguarda il mondo della sanità, vediamo che ci sono tante possibili applicazioni. E vediamo per esempio mappe che ci rappresentano dati epidemiologici, mappe che ci rappresentano l'assistenza domiciliare, il volontariato. Sono tantissime le applicazioni nel mondo della sanità, molte, diciamo, le applicazioni anche nel mondo della gestione delle emergenze, e in questo periodo è stato particolarmente utilizzato, sono state usate le piattaforme geospaziali per appunto gestire i dati che arrivavano dal campo e per farli vedere in maniera sintetica a chi poi doveva prendere decisioni importanti come quelle che sono state prese in questi mesi. Chiaramente la mappa ti fornisce, come dire, una piattaforma geospaziale che consente di fare le analisi e ti consente di vedere il fenomeno distribuito nello spazio, nella geografia delle aree dove tu stai operando. Queste sono, vedete, diverse mappe, diverse applicazioni che permettono di gestire dei fenomeni molto diversi, come può essere un'emergenza incendio, 118 o l'assistenza agli anziani. Ovviamente è importantissimo anche il discorso della sicurezza e del sociale. E anche in questo caso una piattaforma geospaziale consente di avere un punto di vista diverso, un punto di vista molto chiaro e sintetico per tutti, e permette anche di far parlare le istituzioni diverse attraverso un linguaggio comune. Ovviamente un altro fenomeno che anche in questi mesi abbiamo affrontato noi stessi, anche abbiamo raccontato storie che riguardavano come l'assenza delle macchine aveva cambiato la qualità dell'aria nelle nostre città. Anche questo è chiaro che rappresentare un dato di una, cioè anche serie di dati su tabelle, o rappresentare una mappa che
consente di far vedere effettivamente dove è diminuito l'inquinamento, dove è aumentato magari per motivi diversi, consente di avere un punto di vista molto, molto diverso. Ma veniamo poi un po' a quello che abbiamo raccontato anche all'interno del libro bianco. È chiaro che il primo esempio di applicazione è proprio uno studio epidemiologico. In questo caso stiamo parlando di uno studio fatto nella regione Veneto, dove per esempio sono stati rappresentati, è stato fatto uno studio per correlare diciamo, i decessi con l'inquinamento. E quindi è stata fatta un'analisi dai dati statistici, con anche una rappresentazione a livello sociale diciamo, i decessi sono distribuiti all'interno dello schema sociale della popolazione locale. Sono stati rappresentati relativamente diciamo, ai siti contaminati, cioè per vedere e studiare correlazioni. Dopodiché questi dati sono stati rappresentati su mappa e quindi hanno dimostrato effettivamente che c'era una correlazione tra decessi e la vicinanza a determinati siti, siti contaminati, conosciuti almeno. Altro esempio di uso dell'analisi spaziale riguarda proprio l'ottimizzazione delle risorse, cioè io ho una rete di risorse, di infrastrutture della sanità, voglio fare un'ottimizzazione, però voglio farla mantenendo inalterate il grado di accessibilità alle infrastrutture. Quindi voglio andare a cercare di capire quali sono, questo è uno studio universitario, dove all'interno della regione Toscana si è pensato di ottimizzare proprio tutte le infrastrutture della sanità, però mantenendo inalterata la possibilità di accesso da parte di tutti alle stesse infrastrutture. Quindi si è studiato, questo è l'indice di accesso, di accessibilità, scusate, rappresentato su mappa, si sono identificati dei cluster dove era possibile fare ottimizzazioni e quindi si è studiata la soluzione sui numeri ovviamente reali, si è studiato quali potevano essere le infrastrutture che potevano essere di cui i pazienti potevano essere trasferiti appunto, da una clinica o da un ospedale a un altro. Un altro tema importantissimo è la prevenzione. E questo è un esempio che ho preso dalla città di Madrid, dove il sistema che gestisce i servizi di mobilità, come abbiamo anche in diverse città italiane, oltre ad avere la classica, diciamo, tutte le opzioni, cioè io posso fare il cammino più rapido, il cammino più economico, il cammino più sostenibile, ma anche oggi, grazie ai dati che sono stati resi disponibili, il cammino più sano. Cioè io, per esempio, faccio il cammino, sto traducendo lo spagnolo, il percorso ovviamente in italiano. Il percorso più sano, che significa che io faccio un percorso dove, per esempio, faccio 5.000, 6.000, 10.000 passi, oppure prendo la bicicletta, e questo all'interno di un concetto di gaming collegato all'applicazione del sistema geografico che è collegato al telefono, consente di accumulare punti che poi possono essere utilizzati per avere una maggiore offerta di trasporto. Quindi attraverso il gaming si spinge le società di trasporto spingono le persone ad avere una condotta più sana. Questo è l'esempio appunto di mobility as a service,
però dalla prospettiva della salute. Quindi io incentivo l'uso della bicicletta e dei tratti a piedi, ovviamente. Altro tema, sto facendo proprio una carrellata veloce per consentire di esplorare un po' i diversi temi che abbiamo toccato. L'altro tema importante, sempre affrontato dalle piattaforme geospaziali, è l'ottimizzazione, la gestione degli asset indoor. Cioè la maggioranza della sanità funziona all'interno di infrastrutture. Queste infrastrutture sono infrastrutture molto spesso grandi e non è sempre facile muoversi all'interno di queste infrastrutture. Attualmente quindi si perde molto tempo sia il personale che chi è, diciamo, i pazienti stessi o i parenti dei pazienti perdono molto tempo per muoversi, per raggiungere un luogo all'interno di queste infrastrutture. Il tema è come è possibile avere la localizzazione outdoor con tanti strumenti diversi, con la macchina, diciamo, navigatori e quant'altro. È possibile oggi avere anche un posizionamento indoor, chiaramente dotando diciamo, le infrastrutture di alcuni dispositivi a basso costo che consentono di localizzarci all'interno di un'infrastruttura ospedaliera. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di calcolare il percorso e di raggiungere un luogo guidati dall'app stessa e quindi muoverci noi con maggiore sicurezza, ma allo stesso tempo anche sapere dove sono, per esempio, diciamo, non infrastrutture, ma i macchinari che sono molto spesso semovibili e che magari possono spostarsi all'interno dell'infrastruttura ospedaliera e che io posso trovare facilmente perché sono anch'essi magari dotati di un dispositivo di localizzazione. Quindi questo è un po', come dire, un'applicazione geospaziale applicata però al mondo indoor, al mondo delle infrastrutture ospedaliere che ci consentono a tutto tondo sia di guidare le persone che di sapere dove sono oggetti di qualsiasi tipo, di solito macchinari appunto, che si possono muovere all'interno dell'ospedale e facilmente rintracciabili attraverso un'app. Questo chiaramente ci consentirebbe anche di avere una mappa di come si muovono le persone, assolutamente anonima, ma che ci consente di ottimizzare poi l'uso dello spazio. Anche questo è un tema importante perché chiaramente molto spesso, soprattutto in questo momento, l'uso dello spazio è fondamentale. Ovviamente il tema forse più classico dell'uso appunto dei sistemi geospaziali, dei sistemi GIS, è proprio la gestione delle emergenze, cioè la possibilità di ottimizzare, scegliere la risorsa migliore per andare, per esempio, cioè, mandare l'ambulanza più vicina, ottimizzazione dei percorsi e quant'altro. Oppure una gestione di un'emergenza proprio, cioè io ho un fatto, cioè ho un evento pianificato, un evento non pianificato che deve essere gestito e l'avere sotto controllo tutti i mezzi, diciamo, adibiti all'emergenza, protezione civile, ambulanze, polizia, forze dell'ordine di qualsiasi tipo, avere sotto controllo queste informazioni mi consente di ottimizzare il funzionamento generale dell'intera operazione. E mi avvio alle conclusioni. Questo è un po', come dire, il futuro. Le piattaforme geospaziali sono una delle componenti che compongono la medicina di precisione, cioè avere le informazioni che ci aiutano, la georeferenziazione ci aiuta a sapere a quali fattori di stress, di infezioni, di qualsiasi cosa, siamo esposti giornalmente, sempre di più i dispositivi che anche i colleghi poi hanno mostrato e mostreranno durante questo webinar, raccolgono informazioni. Queste informazioni, insieme allo studio
del genoma, cioè allo studio di quello che diciamo di quali di, della predisposizione che noi abbiamo a determinate malattie, ci consentono attraverso un'analisi di machine learning, di intelligenza artificiale, di avere, di predire le possibili patologie e quindi, come dire, riuscire a governare con la prevenzione molto di più il nostro, la nostra salute. Ringrazio per l'attenzione, ovviamente se ci sono domande sono pronto a rispondere e ringrazio tutti per l'attenzione. Sentite? Sì. Guido? Sì, perché qui da smartphone non riesco. Sì, Gregorio. Ok, grazie. Allora, grazie a Michele, vi continuo a chiedere scusa per questa situazione di disagio con cui vi sto moderando questa sessione, non dipende da me purtroppo. Allora, non so se è arrivato Nino Cartapellotta. Allora, Nino non c'è, passo volentieri la parola a un punto di riferimento dentro l'Associazione Scientifica Sanità Digitale, che è Antonio Bortone. Antonio, qual è stata la tua riflessione all'interno del libro? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto il libro è stata un'opportunità proprio per rappresentare, strutturare e se vogliamo anche armonizzare non solo le riflessioni, ma il punto di vista e la prospettiva di tante diverse professioni. Prima Gregorio parlava della SSD come un'associazione multiprofessionale. Con un pizzico di ambizione si potrebbe addirittura definirla quasi toti professionale, perché oramai ci siamo. Quello che era un vecchio cruccio del presidente di poter essere l'unica associazione a rappresentare e a armonizzare il lavoro di tante diverse categorie professionali, si sta di fatto, anzi si può dire che sia già compiuto, e il libro ne è una concreta testimonianza, quindi diventa, come dire, una sorta di pietra fondamentale del lavoro in sinergia. Faccio questo riferimento non tanto per mettere una spilla di onorificenza alla SSD, proprio per introdurre la mia riflessione in una fase pandemica, in una fase micidiale, in una fase tragica come quella che abbiamo incominciato a vivere e che stiamo continuando a fare, ad affrontare, certamente si è notato una annullamento delle conflittualità tra le diverse professioni di categoria. Quindi c'è stato una direi intelligente abbassamento dell'autoreferenzialità. Perché? Perché gli antichi romani, in termini di tattica e di strategia bellica, ce lo insegnavano, no? Cioè, quando c'è il nemico al confine, c'è una pax belli interna e si affronta il nemico. E questo è quello che è accaduto. Bene, in realtà c'è anche, come dire, una sorta di scatto intelligente in tempi di pace, non per forza in presenza di un nemico. E questa è la testimonianza e l'esperienza che il CONAPS, il Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie, ha maturato in 12 anni di attività. Noi in tempi non sospetti abbiamo messo insieme professioni completamente distinte, a volte anche distanti, di aree, di competenze, di ambiti di intervento. Pensiamo che le professioni sanitarie spaziano dalla prevenzione fino alla riabilitazione, passando per l'area tecnico-diagnostica e diagnostico e tecnico-assistenziale. Quindi veramente una gamma molto ampia. E allora mettere insieme tutte queste diverse professioni e connetterle
È stato abbastanza significativo. L'abbiamo fatto in tempi di pace. Certo, avevamo comunque il nemico era una sorta di conquista, di equità giuridica dal punto di vista del riconoscimento professionale, ma in realtà abbiamo sempre lavorato per costruire più che per combattere. Il libro bianco di fatto rappresenta una, ha rappresentato una ghiotta opportunità per testimoniare questo lavoro di squadra, questo lavoro di insieme. Anche qui uno scatto resiliente dove non ci ha trovato impreparati l'emergenza pandemica, non ci ha trovato impreparati a dialogare. Semmai, come dire, ha accelerato alcuni processi, lo richiamava anche Sergio Pillon nel suo intervento. Paradossalmente dovremmo quasi ringraziare questa emergenza sanitaria perché ha rappresentato un vero e proprio catalizzatore di processo. Questo denota una certa bradicinesia culturale nostrana, cioè siamo lenti e resistenti al cambiamento. E quando il cambiamento addirittura è dalla normativa, pensiamo al processo appunto di digitalizzazione, ma soprattutto collegato alla smaterializzazione di tutta la documentazione sanitaria che è prevista nel perimetro europeo, è stata imposta definitivamente senza alcun'altra prorogatio dal 2014. Bene, l'Italia come paese membro ha preferito puntualmente, annualmente pagare come dire, la mora, la multa per una mancata attuazione completa di questo provvedimento anziché adeguarsi. Oggi la pandemia ha di fatto allineato tutti questi processi, perché inevitabilmente è stata adottata così, forse anche improvvisamente, la ricetta dematerializzata, la refertazione a distanza, i consulti, le televisite, i teleconsulti. E tutto questo processo è stato, come dire, arricchito di una, velocità quasi esponenziale. E la cosa bella, quello che io ritengo bello, per quanto possa sembrare quasi cinica la mia affermazione di compiacimento, la cosa bella è che sarà uno degli aspetti positivi fondamentali che al termine di questa emergenza, che ci auguriamo giunga quanto prima, resterà nel sistema operativo, cioè ha generato un processo di irreversibilità e questo è fondamentale per diciamo per una dinamica innovativa che stenta a essere spontaneamente cavalcata. Questo nell'ambito diciamo sociale e come l'ho definito nel mio contributo all'interno del libro bianco, quasi come realtà a specchio la troviamo anche in sanità, cioè nel senso che in sanità troviamo tale e quale quella che è la matrice culturale in ambito sociale. In ambito sociale c'è stato uno sviluppo importante dell'utilizzo dei social, ma più per hanno preso piede più per fenomeni distorsivi che non per fenomeni costruttivi, a tal punto che alla fine si è dovuto pensare anche a una regolamentazione quasi etica di utilizzo dei social. Bene, la pandemia ha di fatto inchiodato diciamo tutti i protagonisti di questo processo di relazione virtuale a delle rispettive responsabilità, cose che non erano disciplinate prima, per cui abbiamo visto anche le mega piattaforme social dare dei vincoli anche di comportamento e questo era auspicato da tempo, come abbiamo visto diciamo dei motori di ricerca filtrare, selezionare e soprattutto inibire determinati consigli, soprattutto se miranti
alla salute della persona scientificamente non sostenibili, non comprovati, e noi l'abbiamo visto anche recentemente. Tutto questo, come dire, è balzato alla cronaca anche nella battage politico negli Stati Uniti, no? Tra i due contendenti, affermazioni che sono state fatte da un candidato rispetto all'altro in merito a come si è gestita l'emergenza sanitaria sono state censurate perché contenevano, diciamo, delle notizie fuorvianti per il cittadino lettore. Tutto questo ha lavorato a nostro favore, perché da un lato ci ha dato la spinta motivazionale a reagire subito, dall'altro ha consentito una facile relazione tecnica tra i professionisti, che in epoca pre-pandemica, pensando di doversi confrontare, incontrare e organizzare questi incontri in presenza, tendevano a trascurarne l'importanza oppure a renderla farraginosa come organizzazione. Mentre in questa maniera noi stasera siamo una testimonianza, anch'essa molto concreta. Fare un meeting ormai è diventato nelle nostre corde quotidiane, forse fin troppo, c'è un overuse da questo punto di vista, ma meglio in questi termini, dove tutto il processo tecnico, tecnologico supporta quello che per lunghi anni, per tanti anni, per troppi anni è stato un cambiamento culturale molto lento, soprattutto ricco più di resistenza che di opportunità. Parlando di opportunità, bene, quello che abbiamo potuto registrare nelle relazioni tra professionisti è stato proprio questo sviluppo di anche economia, cioè nel senso che la digitalizzazione offre, comprovate, perché ormai questa è una rilevazione oggettiva, comprovate sistemi di economia, permette di ridurre gli sprechi, ridurre i consumi, facilitare le relazioni e soprattutto permette anche di mantenere quello che è l'elemento più delicato in termini di relazione tra le parti, cioè permette di mantenere un contatto tra operatori e tra operatore e paziente, non escludendo assolutamente nemmeno gli aspetti più empatici della relazione terapeutica, perché in questo momento, al netto di quelle che possono essere le vicissitudini tecniche che abbiamo vissuto a inizio collegamento, però quantomeno ci vediamo in faccia, possiamo anche cogliere qualche espressione, ma certamente c'è un dialogo e c'è una interazione, e questo è stato possibile nei periodi di confinamento domiciliare. E allora vuol dire che può essere strutturato anche come percorso terapeutico o percorso assistenziale in presenza di risorse carenti, sempre carenti, di una diversa organizzazione in presenza. E anche questa è un'opportunità. Antonio. Grazie tanto, Antonio, sempre estremamente a voi. Preciso e ad ampio raggio il tuo intervento. Ecco, uno degli aspetti negativi del webinar, al di là che se non ti funziona il computer oggi è grande difficoltà, ma che non vedo in faccia chi c'è, chi non c'è in sala, mi scrive Nino Cartabellotti che è ancora in riunione all'Istituto Superiore di Sanità. Nino, confermi, non ci sei? Allora, Nino non c'è. Giuliano, sei arrivato? Giuliano Pozza? Giuliano Pozzo, ci sei? C'è ma non risponde. C'è ma non risponde. E allora andiamo avanti con Domenico Pisanelli, il nostro ricercatore. Domenico, che cosa hai scritto tu nel tuo paragrafo per il nostro libro?
Un attimo, ecco, ora mi sentite, fra un secondo mi dovreste vedere, ecco, e vorrei, io mi sono occupato del tema delle fake news, inventando un parallelo, come dire, possiamo trovare un vaccino contro le fake news? E vi do subito la risposta, almeno quella che vedo io, no, un vaccino non c'è, però ci sono delle cose che potremmo chiamare terapie, e volevo parlarne un attimo, ecco, condivido lo schermo, un desktop e la presentazione. Sì. Bene, come diceva Gregorio, sono un ricercatore del CNR e ho provato a dare un contributo alla classificazione delle fake news. Comincerei subito con una citazione di Umberto Eco, tratta dal romanzo Cimitero di Praga, dove lui racconta di un falsario immaginario che però si confronta con eventi realmente avvenuti, tipo la produzione dei famosi protocolli di Savi di Sion, che erano un falso storico che ha avuto molto successo. E questa citazione, che tratta appunto dal Cimitero di Praga, il personaggio di Eco, questo falsario, dice: la caratteristica principale della gente è che è pronta a credere in tutto. Che a differenza di Umberto Eco non era ateo ma inglese e cattolico, quando la gente smette di credere in Dio, è vero che non crede in niente perché crede in tutto. E qui non ho messo la foto di Chesterton, ma Renato Rasche, che interpretava Padre Brown, che è uno dei più famosi, delle più famose opere scritte da Chesterton. Ora, questo per dire che il problema delle false notizie, che adesso chiamiamo anche fake news, non è un problema, non è un problema solo di oggi. Io provo a dare un contributo a classificarle, perché io mi occupo per lavoro di ontologie, quindi di classificazione dell'esistente, e quindi individuo almeno tre filoni in cui possiamo mettere questo. False, tre filoni che poi naturalmente si sovrappongono, perché sono elementi che contengono magari sia complottismo sia negazionismo. Quindi complottismo, negazionismo e rimedi miracolosi. Anche questo non è una cosa nata oggi, fin da quando Nerone accusò i romani di aver, i cristiani di aver complottato per bruciare Roma, quindi una falsa accusa, inventò questo complotto per dargli la colpa. Qualcuno ancora oggi crede che magari Mozart è stato assassinato, avvelenato da Salieri, quindi niente di nuovo sul complottismo. Quello che invece succede oggi è che ci aggiorniamo all'esistente, quindi c'è gente che crede che il 5G possa aver causato il coronavirus, senza contare l'immortale, solito discorso complottista legato alle case farmaceutiche, Big Pharma, e con immagini del genere che girano, per cui praticamente sembra che le case farmaceutiche facciano apposta a inventarsi malattie, quindi magari questo virus è stato costruito in laboratorio appositamente per poter poi commercializzare i vaccini. Importante tendenza che veniamo oggi a proposito del Covid è il negazionismo, che nasce da vari se è, diciamo così, tra virgolette, in buona fede, e quindi non è qualcosa che viene detto apposta per negare, per diciamo avere un interesse materiale sulla cosa. Il negazionismo è un fenomeno psicologico che nasce dal fatto che la realtà è che preferiamo non vederla e negarla. E noi sentiamo persone che magari in perfetta buona fede si convincono e si fanno convincere da qualcuno che il Covid è solo un'influenza. Colpiscono le persone anziane. Naturalmente sappiamo che le persone anziane sono più soggette a rischio, ma sappiamo anche che non è affatto vero che colpisca solo le persone anziane. E ammesso e non concesso, è solamente non concesso che fosse vero, non si capisce perché non dovrebbe essere un problema.
se non per l'egoismo di chi ancora non è anziano e dice vabbè, ma chi se ne frega, tanto sono tutti vecchi quelli che muoiono. E, mi sentite ancora? Perché sì, ti sentiamo. Ho dei problemi di rete. Una forma sottile di negazionismo è quella di delle persone che distinguono tra i morti di Covid e i morti con il Covid. Il discorso è analogo a quello delle persone anziane. Cioè, una persona talmente malandata con mille problemi si è preso il Covid e se n'è andato all'altro mondo, però non è colpa del Covid, ma era lui che già stava male. Allora io vi propongo questo esperimento concettuale. 4 anni con parecchi acciacchi e mi dice problemi di rete, non so se ci sono dei problemi. No, però ti ascoltiamo, ti vediamo. Ok, cioè vedete continua, sì. Pensate a una persona di 84 anni che non sta tanto bene e un giorno esce, è ancora contento perché riesce a camminare, sia pure col bastone, attraversa la strada, finisce sotto una macchina e muore. Allora voi direste che quello è morto con un incidente automobilistico o che è morto per colpa di un incidente automobilistico? Questo è il discorso. E quindi c'è un negazionismo strisciante, debole, potremmo dire soft, che non nega il Covid, però dice sì, ma in fondo sono morti con il Covid, non per il Covid. Io non sono assolutamente d'accordo con questa impostazione. Bisogna pensare che sia solo un problema di cultura. In questa slide voi vedete Giorgio Agamben, che è uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei, molto noto anche non solo in Italia. E Agamben ha detto il 26 febbraio, Agamben dice, parla del Covid in questi termini: frenetiche, irrazionali e del tutto immotivate misure di emergenza per una supposta epidemia dovuta al virus corona. Intanto questa ostentata ignoranza di chiamarlo virus corona, come se corona fosse il nome del virus, ma questo è un negazionismo e, come vedete, non soltanto le persone ignoranti possono cadere nel negazionismo, perché questo qui è uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei. E poi l'11 marzo rettifica leggermente il tiro, però comunque dice cosiddetta epidemia e sembra negare l'idea di contagio. E qui qualcuno magari avrà pensato al personaggio Don Ferrante dei Promessi Sposi. E va detto che per fortuna tutta la comunità filosofica italiana e internazionale si è distaccata da queste posizioni. Gli hanno detto praticamente ma che stai a dire? Non in questi termini, ma in termini filosofici, gli hanno fatto capire che era evidentemente aveva deragliato parecchio. Però esistono anche queste posizioni di negazionismo. Senz'altro non è un negazionista Alberto Zangrillo, che però ha dichiarato il 31 maggio in realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Una dichiarazione che in un mondo dove più della metà degli italiani sono analfabeti funzionali, è una dichiarazione piuttosto imprudente, perché si è prestata naturalmente a essere molto fraintesa, quindi la gente, molti hanno capito, è finito tutto, non c'è più il Covid. Poi ci sono vere e proprie cantonate, come quella che ha preso il virologo Giulio Tarro: 1 luglio 2020 ci sarà ancora qualche caso di Covid, ma non tornerà nessuna epidemia in autunno. Magari, diciamo che in buona fede, se l'ha detto in buona fede, si è proprio sbagliato di brutto e ha dimostrato di non essere un vero scienziato, perché un vero scienziato non può lanciarsi in previsioni così affrettate, né in un senso né nell'altro. Mi avvio alla conclusione e dicevo che altre cose che fanno parte di questa costellazione delle notizie false sono i famosi rimedi miracolosi. Ne abbiamo visti molti, si è iniziato con la candeggina, l'Avigan, questo farmaco che si trovava pare solo in Giappone, addirittura sono pubblicizzate chiavette USB contro il coronavirus, e c'è gente che poi le compra davvero, insomma.
Qualcuno ha detto che i raggi ultravioletti possono uccidere il virus. Il laboratorio può darsi, ma entro certe condizioni, insomma, che non hanno niente a che vedere con i raggi ultravioletti a cui siamo quotidianamente esposti, altrimenti sarebbe già sparito il COVID, il virus. E poi l'idrossiclorochina, che è stata molto pubblicizzata da un medico marsigliese che si chiama Didier Raoult, è stata ripresa anche da Donald Trump, insomma, sembrerebbe che, dicevano che poteva curare, in realtà si è dimostrato che non è dannosa, ma non ha portato, allo stato attuale della conoscenza medica, non ha portato in realtà nessun beneficio. Quindi, avviandomi alla conclusione, diciamo, se noi vogliamo investigare su come scoprire le fake news, come trovare un vaccino, diciamo che non c'è un vaccino, forse non ci sarà mai, non c'è un sistema che ci consenta di stabilire quando è che una notizia è falsa. Certamente possiamo dare buone pratiche e propagandare buone pratiche per informarsi correttamente. Intanto, se si guarda la stampa, mai fermarsi ai titoli, spesso sono fuorvianti, sono a chiappa clic, poi magari il contenuto dell'articolo è leggermente diverso o notevolmente diverso. E rovesciare il senso del celebre proverbio: non guardare la luna, non guardare il dito, ma guarda la luna. No, guardare il dito, cioè chi è che ti sta dicendo questa notizia? È una fonte affidabile? Dove appare? Chi è questa persona? È un ricercatore? È un giornalista che ha capito male qualcosa detta da qualcun altro? Poi saper leggere tra le righe delle notizie, perché non sempre vengono espresse dai giornalisti in maniera chiara, e quindi bisogna capire un attimo cosa veramente diceva la fonte primaria. L'ideale sarebbe risalire alla fonte primaria. E concluderei dicendo quindi che non c'è un rimedio sicuro contro le fake news. E soltanto, appunto, teniamo presente questi principi. Da parte della comunità scientifica, io penso che bisogna invitare gli scienziati al dialogo, senza che gli scienziati siano troppo dogmatici, perché la comunicazione dello scienziato risulta più efficace se non sale in cattedra e fa solo valere la sua autorevolezza, che indubbiamente c'è, però le persone magari non lo recepiscono come dovrebbero. Quindi sarebbe meglio, e sto pensando in particolare a una persona che io stimo moltissimo, che è Roberto Burioni, ma che a volte esagera nel voler far vedere che lui ha ragione e raggiunge poi magari l'obiettivo opposto. Quindi io penso invece a Ilaria Capua, che ha uno stile di comunicazione molto migliore di Burioni. Nico, per favore. Sto concludendo, sì. E quindi evitare toni dogmatici, e poi ascoltare e dialogare con tutti, perché molte persone sono recuperabili, che sembrano irrazionali, però possono essere curiose, aperte al confronto, e quindi in qualche modo, tra virgolette, si possono convertire e abbandonare i loro pregiudizi. Sì, ho concluso, grazie. Grazie a te, Nico. Molto attuale anche in questo momento. Allora, Giuliano Potta, sei arrivato? Giuliano? Sì, ci sono. Mi sentite? Okay. Giuliano, adesso mi vedete anche, penso. Tra il filosofo e il tecnologo. Giuliano, vai. Allora, provo a condividere anch'io qualche slide. Dovreste vedere la presentazione adesso, confermate? Confermo. Perfetto, allora cercherò di stare nei 10 minuti diciamo previsti. Value Based Customer Experience. Allora, non sto a perdere tempo nel presentarmi, però io sono un CIO in ambito universitario, però ho lavorato per una dozzina d'anni in diversi ospedali e quindi, diciamo, sono un po' a cavallo tra la sanità e il resto del mondo. Il tema della della Value Based Customer Experience è un tema che a me sta molto a cuore, no? Stava a cuore
quando ero dalla parte, diciamo, dei sistemi informativi ospedalieri, ma è altrettanto importante adesso nell'ambito universitario. Quando mi capita di fare qualche lezione in qualche master o in qualche corso sulle innovazioni in sanità, io presento una lista dove l'ultimo valore della lista è uno dei più importanti, secondo me, cioè al di là di intelligenza artificiale, realtà aumentata, robotica, social, tutte cose importantissime che hanno cambiato anche la sanità, l'ultimo punto, che è la value-based customer experience e gli smart healthcare system, secondo me sono, l'ultimo punto è veramente cruciale, perché tanta dell'esperienza nostra poi passa da lì, più che dalla stampa 3D o dai big data, no? Che sono pure importantissimi, ovviamente. In questa slide lancio questa provocazione che non è solo mia, no? Ormai tanti lo stanno dicendo. Chi sta ridefinendo la customer experience in sanità? Beh, fondamentalmente signori come questi. E certamente non perché è vero che Amazon adesso sta anche facendo qualcosa in sanità, ma Netflix e Spotify non fanno nulla in sanità, ma la customer experience viene ridefinita da loro in senso lato, e quindi questo ha anche un impatto sulle aspettative e su quello che la gente vuole trovare anche quando si approccia a dei servizi sanitari. Certo, la customer experience in sanità è sempre un tema complesso, in sanità ancora di più, no? Perché quando parliamo di customer experience dobbiamo pensare ad un iceberg che ha, diciamo, una punta piccolina, che è una frazione della massa totale, dove l'utente piazza una richiesta, dopodiché c'è sotto un mondo in cui la richiesta viene spacchettata, viene lavorata da tanti servizi diversi e poi arriva più o meno rotta come risposta all'utente, a volte non arriva neanche come risposta, no? Quindi la complessità che sta sotto, se non gestita, è quella che poi dà il risultato finale. Cioè il tema della customer experience in sanità non è un tema di avere un sistema di CRM, quello è un elemento, no? Ma come vedete è PRM, è la punta dell'iceberg, no? Poi la cosa difficile è gestire tutti i processi che fanno sì che il paziente o il cittadino o il familiare del paziente abbia una risposta uno, e poi una risposta anche che ha senso. Quindi nel rivedere la customer experience bisogna lavorare proprio su tutti i livelli di questo iceberg, no? Per fare in modo che tutti i processi, anche quelli sommersi, siano ben gestiti e ben coordinati. Ecco, qui introduco il tema del valore. Allora, qualcuno, un docente che ho sentito qualche anno fa, diceva: chi saprà definire e gestire il valore in sanità avrà in mano la vera grande innovazione nell'ambito sanitario. Allora, poi quando si parla di valore, uno può vederlo da tantissimi punti di vista, no? C'è sicuramente la vista di Porter, che definisce il valore come outcome diviso i costi, oppure con le varianti sotto. C'è un valore misurato dal Net Promoter Score, che per esempio, che è un indice di sintesi molto grezzo se vogliamo, però anche molto interessante da altri punti di vista. La misura del valore è un aspetto fondamentale. Noi in sanità raramente misuriamo il valore della customer experience dal punto di vista del paziente barra cliente barra cittadino. Poi ognuno può usare l'etichetta in cui più si ritrova. E fare questo salto a una customer experience di valore non è affatto semplice, no? Cioè le indicazioni che troviamo sono più o meno di questo tipo. Non so se qualcuno ha fatto il sentiero Lo Spirito del Bosco vicino a Canzo, è divertente trovarsi in questa situazione, no? A volte quando parli di customer experience in sanità, ma non solo, ti trovi così, dici sì, perdi qua, perdi là, perdi su, perdi giù, ma non si capisce cosa si può fare, cosa si vuole fare. In realtà, chi ha sviluppato dei percorsi di successo ha utilizzato delle strategie ben precise, no? Per esempio, questo è un modello, ovviamente non mio, no? Dell'MIT, dove i sistemi aziendali sono spesso fatti di silos e complessità, e in sanità è tante volte è così, no? Quindi uno dice: come fai a fare una customer experience integrata se sotto hai un sistema frammentato? In molte situazioni si è lavorato facendo una transizione da questo quadrante, quindi sistemi informativi non integrati, a un quadrante in cui, pur mantenendo dei sistemi informativi non integrati, si supplisce con degli strati appunto di integrazione per dare una customer experience integrata.
per poi arrivare invece ad una, magari anche ad un'evoluzione delle piattaforme applicative. Un altro modo per inquadrare il percorso è, questo è un, diciamo, un modello che era stato pubblicato da ISIS tempo fa, qualche anno fa, è pensare ad un modello per livelli di maturità. Adesso non entriamo ovviamente nel dettaglio, se no vado lungo col tempo e poi Gregorio giustamente mi tira le orecchie. Però vedete che anche nella customer experience posso pensare a più livelli, da un livello iniziale fino ad un livello in cui ho servizi di prenotazione e comunicazione omnicanali, gestione strutturata delle relazioni con i social, un customer database integrato, portale pazienti, eccetera, eccetera. Pochissime strutture in Italia sono vicine al livello 5, forse in modo completo nessuno. All'estero un po' di più, e anche qui poi bisognerebbe andare a vedere nel livello 5 cosa c'è. Cioè ci sono tutti i pazienti, ci sono i pazienti solventi, c'è un sottoinsieme dei pazienti. Però vedremo poi anche alla fine perché questo è cruciale. Per finire le ultime slide, ecco, purtroppo noi siamo in un paradosso, dico questa cosa con un po' di sofferenza, perché il sistema sanitario universalistico secondo me è una delle veramente delle esplosioni di civiltà che abbiamo avuto, una delle cose più incredibili che la nostra cultura, soprattutto diciamo europea, non solo italiana, no, ha prodotto, quindi è uno dei valori fondanti. Del resto è anche vero che spesso in questo modello diciamo sanitario universalistico non ci sono grandi stimoli a investire sulla customer experience, per tante ragioni che spiego nel capitoletto e che non posso approfondire adesso. Non dimentichiamoci che i primi due cardini della customer experience sono l'accesso alle cure e le cure di qualità. La cogenza, ecco, il sistema ovviamente, poi nel libro sono tanti interventi anche di persone assolutamente autorevoli, e qualcuno ha parlato anche oggi, che spingono verso un'evoluzione del sistema, no? Il sistema universalistico comunque presenta diseguaglianze. Dicevo, il sistema attuale non stimola la competizione positiva tra gli erogatori in termini di customer experience. E l'ultimo punto che è particolarmente importante adesso è che una customer experience problematica non dà solamente come effetto il fatto che, diciamo, io paziente cittadino faccio più fatica ad avere le risposte o i servizi di cui ho bisogno. Nel caso di patologie acute, tipicamente questa cosa viene un po' diluita dal fatto che se io ho un problema grave, se anche il call center non mi risponde, il sito è rotto, eccetera, eccetera, io ci arrivo alla fine, sono talmente motivato. Ma ci sono tanti casi, e il Covid è un esempio lampante, in cui non è il cittadino che ha la motivazione forte ad arrivare, ma è il sistema che deve arrivare dal cittadino. Quindi una customer experience problematica fa sì che questo dialogo e questa vicinanza tra cittadino e sistema sanitario non avviene. Quindi se la customer experience, parlo anche per esperienza familiare se non personale, del Covid nella gestione dei tamponi è problematica perché ci metti una settimana ad avere l'esito, non si capisce come funziona la quarantena, è chiaro che la gente poi senti dire quelle cose, no? Che non mi sta l'app immuni perché poi se mi beccano devo fare tutta l'altra fila. È ovvio che questa è una posizione sbagliata, no? Io sono tra i pochi che l'app Immuni l'ha installata da subito e continua ad averla. Ma è anche chiaro che nel momento in cui sei tu sistema che hai bisogno che il cittadino venga verso di te e si fidi di te e segue i protocolli di prevenzione o di trattamento, devi dargli una customer experience di qualità, altrimenti lo perdi. Ecco, per finire, siamo veramente alla fine, quindi ho ancora qualche secondo, il fattore umano. Io faccio spesso vedere questa slide, perché secondo me è davvero emblematica, no? Allora, guardate qui a destra questo grafico, ce ne sono tanti diversi, questo è solamente uno di una ricerca che ho trovato, ma più o meno dicono tutti la stessa cosa, no? Cioè il concetto è quali sono le nazioni che sulla digitalizzazione dei processi sanitari sono più avanti. Ecco, sono queste qua, vedete? Danimarca, Olanda, Finlandia, UK, poi sullo UK bisognerebbe fare un asterisco, però Svezia e Lussemburgo. Poi c'è un altro grafico molto bello di uno studio della Comunità Europea in cui si dice quali sono le nazioni in cui gli skill digitali sia di base che avanzati sono più elevati.
Ecco, indovinate quali sono queste nazioni? Sono ancora Finlandia, Olanda, Svezia, UK, Lussemburgo, Danimarca. Vuol dire che comunque c'è una correlazione forte tra gli avanzamenti nei processi di digitalizzazione di valore, anche nella customer experience, ma non solo, e le competenze digitali anche dei cittadini. Questo è un tema su cui assolutamente bisognerebbe meditare. Io qui lascio i miei contatti e direi che ho finito per adesso. Giuliano, grazie. Quando mi hai proposto questo titolo ero un attimino perplesso, ti ricorderai. Poi invece adesso che abbiamo cominciato a distribuire il libro, io ho dei feedback estremamente positivi su questo tuo contributo che è di valore, proprio come anche riportato nel titolo. Quindi grazie di cuore per averci ascoltato. Sei troppo buono come sempre, grazie a te Gregorio di avermi coinvolto. Tutto, così come anch'io faccio una dichiarazione, io immune ce l'ho da tempo e me la tengo sul mio telefonino, volentieri. Non Bravo. Mi crea nessun problema. Bravo. A tanti nostri soci crea problemi, va bene, ognuno fa le sue scelte personali. Allora, non so se è arrivato Davide Zannaro, tecnico sanitario e radiologia medica. Davide, ci sei? Allora, passiamo ad un tema che da sempre è proprio il tema principale dell'Associazione Scientifica Sanità Digitale. Lo sviluppo delle competenze digitali, la formazione. Qui trovo in SST sempre un valido sostegno in Erminia Mascitelli del Careggi di Firenze. Erminia, tu ci sei? Erminia? Sì, mi sentite? Ok, alza un po' il volume, per favore. Ecco, perché sono con il cellulare che problemi con il computer. Allora ti capisco, vai. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, anzi tra un po' quasi buonasera, e un doveroso ringraziamento va anche a Gregorio. Glielo devo, che con tenacia e passione ha permesso la realizzazione e la pubblicazione del libro bianco. È un grazie per avermi voluto nella tua squadra, e per me è stato un onore lavorare con tutti voi, e ringrazio anche tutti i colleghi, vi faccio i miei complimenti. La nostra pubblicazione ha messo quindi in evidenza come la digitalizzazione riveste un ruolo importante nel mondo della sanità, soprattutto ora durante l'emergenza del coronavirus, che ha dimostrato ancora una volta che non è solo una sostituzione del sistema cartaceo, ma bensì è uno strumento e un'opportunità per migliorare i processi sanitari. Proprio nel libro io tratto un tema che a me è particolarmente caro, ma comunque un tema sicuramente con tutti voi, sulla la formazione. Il valore della formazione, ma è veramente un valore? Diciamo che sono partita un po' da un concetto generale, che partendo da pronto, appunto, dai processi di riforma e di modernizzazione delle aziende sanitarie, dove la formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono quella leva fondamentale per la realizzazione di obiettivi strategici, per lo sviluppo professionale dei singoli professionisti, per il miglioramento delle loro competenze. Nel libro faccio anche un breve excursus storico, dove evidenzio come la formazione e il concetto soprattutto di formazione abbia subito nel tempo una lenta evoluzione. Una svolta importante, e cito solamente qualche momento storico fondamentale, è sicuramente il 1995, quando nelle organizzazioni pubbliche la formazione non ha più quel carattere sporadico e comunque improvvisato, ma finalmente entra nel sistema in maniera sistematica e organica. Nel corso degli anni molto è cambiato, grazie anche all'evoluzione degli aspetti normativi, come la legge la 502, come l'istituzione della Commissione Nazionale Formazione Continua, la riforma sanitaria del 99, dove finalmente, e questo è un momento, un passaggio epocale, la formazione da autoreferenziale di formazione continua dei professionisti, una formazione obbligatoria. E che stabilisce inoltre che i professionisti, per poter svolgere la propria attività professionale, devono
devono partecipare alle attività formative. Quindi la Commissione Nazionale Formazione Continua, che come organo centrale di governo provvede alla programmazione pluriennale, all'istituzione degli ECM, quindi nel 2002 con l'avvio del Programma Nazionale di Educazione Continua, e i crediti ECM intesi come indicatori di non solo di qualità, ma soprattutto di qualità e appropriatezza del percorso formativo, allo scopo di garantire quindi efficacia, efficienza, appropriatezza e sicurezza nell'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la formazione continua incomincia ad avere un peso importante, quindi questo è stato, diciamo, un messaggio forte che è stato dato al mondo della sanità, che vede all'interno tantissime di tutte le professioni sanitarie. E quindi ribadendo il concetto che la chiave che risponde alle esigenze del cittadino e dei professionisti sanitari è la formazione. Quindi la formazione ha un valore, e siamo arrivati al punto iniziale del titolo della mia presentazione. Ma la formazione è anche un dovere, è un diritto e un dovere. Tra l'altro viene anche ribadito dai rispettivi codici deontologici. Abbiamo visto che oggi più che mai il professionista sanitario sa di dover mantenere i propri standard culturali elevati, perché viviamo in un contesto, è stato anche ribadito dagli altri colleghi in precedenza, dove sono mutate non solo le condizioni economiche, le condizioni culturali. Abbiamo un cittadino che rivendica sempre di più il suo ruolo nella gestione della propria salute. Abbiamo visto il ruolo che ha internet, Google per esempio, le fake news, se ne è parlato prima. E quindi la formazione è anche in questo contesto riveste un ruolo fondamentale, ed è oggi più che mai riconosciuta universalmente come una variabile strategica di fondamentale importanza. In questo escurso non dobbiamo fare confusione tra la formazione e l'educazione. L'educazione è intesa come concentrazione delle conoscenze che andiamo a trasferire al discente, ma la formazione insegna qualcosa a qualcuno. Porre l'attenzione sulle competenze è più concreta, è più specifica, ha degli obiettivi, si rifà dei risultati attesi e deve rispondere a determinati requisiti. In tutto questo contesto, tra l'altro, ho analizzato sempre nell'articolo il capitolo il ruolo che hanno le aziende sanitarie. Bene, nelle aziende sanitarie la formazione deve essere uno dei punti di forza, e questo è importante. La formazione deve ricoprire un ruolo strategico per il miglioramento non solo della qualità delle prestazioni erogate, quindi perché un professionista formato garantisce un percorso assistenziale più appropriato. Inoltre ai professionisti e le aziende devono garantire, e su questo molto bisogna puntare molto su questo, adeguati percorsi formativi che vanno spalmati su tutte le professioni sanitarie, e attraverso anche una analisi dei fabbisogni formativi e monitorando, questo è l'altro aspetto, l'attività formativa stesso. E l'ECM ci fornisce per questo anche un valido strumento che è innovativo per la rilevazione, l'analisi, la pianificazione dei fabbisogni di un'azienda, che è il dossier formativo di gruppo, che negli ultimi anni è stato ampiamente sperimentato. Quando parliamo di formazione, una particolare attenzione va alla formazione digitale, perché nel corso degli ultimi anni, negli ultimi decenni, si può dire, abbiamo assistito a una grande evoluzione tecnica e tecnologica, soprattutto anche nel campo dell'informatica, e questa è andata a coinvolgere diversi settori, tra questi anche la sanità e di conseguenza la nostra salute. E la sanità digitale è entrata a far parte sia nella nostra vita quotidiana, sia nel nostro sistema sanitario, e questo nuovo modo di fare sanità diventa l'efficienza del nostro paese, che si deve confrontare con nuove competenze che vanno acquisite soprattutto appunto nell'ambito tecnologico, ed è qui che bisogna promuovere e favorire la formazione digitale dei professionisti sanitari, che sappiamo bene si sono trovati di fronte a una nuova sfida, di fronte a un cambiamento culturale, di fronte all'implementazione della tecnologia, a nuovi strumenti, e quindi vanno accompagnati in questo percorso.
Tra l'altro la formazione digitale, e questo per capire bene anche il ruolo fondamentale che comunque è riconosciuto, è uno degli obiettivi formativi all'interno del sistema ECM. Ha un ruolo importante perché se al fine di implementare lo sviluppo delle competenze che vanno affiancate a quelle tecnico-professionali, e questo consente di fare quell'importante salto di qualità nel mondo sanitario e quindi di implementare e incrementare il livello di appropriatezza delle risposte al bisogno dei cittadini. Quindi le competenze digitali dei professionisti sanitari sono un investimento necessario per un sistema che è in continua evoluzione. Proprio oggi, non so se qualcuno di voi l'ha letto, è apparso sul quotidiano Sanità un articolo dal titolo Digitalizzazione in sanità, a che punto siamo? L'articolo pone l'attenzione sulla riorganizzazione del sistema sanitario e come in questo settore, leggo testualmente il testo, il digitale e le innovazioni tecnologiche hanno assunto un valore fondamentale. Fa riferimento alle imprese e strutture sanitarie che sono state costrette ad adottare soluzioni tecnologiche per garantire da remoto continuità nell'assistenza. E vengono riportati anche alcuni dati interessanti dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, dove stabilisce in fase di emergenza la telemedicina ha avuto un'accelerazione. Da uno studio che hanno effettuato risulta che, per esempio, il 62% dei medici di famiglia, medicina generale, ha affermato che userà la telemedicina. Il 33% già la usa e il 5% ha dichiarato che non lo userà mai. E quindi l'articolo, tra l'altro, sottolinea come la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale nella presa di coscienza di strumenti digitali in sanità. E che questo ha visto anche un crescere del valore di mercato. Diciamo, tutto questo ha dimostrato, cioè questo articolo dichiara appunto come la sanità digitale sia considerata sempre più una leva strategica per l'innovazione dei processi. Anche se, conclude l'articolo, rimane sempre un gap, e di questo ne siamo consapevoli, che va ancora colmato per quanto riguarda la gestione e l'implementazione della tecnologia. Beh, diciamo che questo articolo non fa altro che ribadire quello di cui noi tutti ne siamo consapevoli. Quindi nella presentazione del capitolo della formazione si vede come appunto siamo passati da un aggiornamento occasionale che era affidato al singolo, quindi al sistema ECM, che ha permesso quindi di creare un sistema informativo che tende all'efficacia, perché la formazione aggiunge qualità alle professioni sanitarie, alle prestazioni professionali, ed è un'opportunità per i professionisti ed è una funzione strategica per l'azienda. In questo contesto tutte le professioni sanitarie hanno avuto un ruolo importante ed è importante che le professioni programmino la loro formazione, che comunque deve essere pertinente, efficace, funzionale, innovativa, e soprattutto la formazione va mantenuta, certificata. E la rivalidazione delle competenze rappresentano un valore non solo per il professionista, per l'intero sistema sanitario, con l'implementazione del sapere, saper fare, saper essere. Inoltre, grazie Erminia. Sì, concludo dicendo appunto che dobbiamo puntare soprattutto alla modernizzazione dell'educazione, alla formazione dedicata ai professionisti, a un cambiamento di mentalità, allo sviluppo delle competenze digitali e anche attraverso l'impegno economico, che anche questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare. Quindi la formazione è un valore che dobbiamo implementare e difendere, la formazione è un dovere, sceglierla come farla, concludo, è un diritto di tutti noi. Grazie tante Erminia, grazie sempre per questo tuo impegno a supportare il nostro impegno per lo sviluppo delle competenze digitali. Avete visto, si era affacciato Nino Cartabellotta, mi ha appena scritto che lo stanno intervistando in televisione, quindi è dovuto da capo riuscire, se ce la fa ritorna. Allora mi chiede Marisa De Rosa di poter anticipare il suo intervento. Se Marisa è pronta, le cedo volentieri i suoi 10 minuti adesso. Marisa, ci sei? Ok. Allora Marisa De Rosa, tema. I dati, un tema importante, fondamentale, ne parliamo tutti, ne parlano tutti. Cosa ha scritto Marisa all'interno del nostro libro bianco? Io parlo dei dati
Vorrei sapere come fare your sharing your screen. Chissà come farà. Vorrei fare questo sharing dello screen. Ma non mi va. Guido, puoi aiutarla? C'è sotto lo schermo, dottoressa, c'è condividi. Allora, aperto la presentazione prima? Sì, dovrebbe essere stata aperta la presentazione. Eccola, la presentazione aperta. Ok, va bene, adesso può andare. La vediamo. Ah, voi la vedete, va bene, perfetto. Okay. Va bene. Ecco. Allora, buonasera a tutti, ringrazio, mi unisco ai complimenti e ringraziamenti a Gregorio per avermi fatto partecipare a questo, alla, a questo gruppo di lavoro che secondo me sta dando dei risultati bellissimi e sono molto fiera di farne parte, perché si parla di argomenti molto importanti, soprattutto questo tema della multidisciplinarità mi piace molto perché diciamo che è una vera guida per il digitale, per andare avanti in quello che vogliamo ottenere. Allora diciamo che l'abbiamo già detto in tanti, che l'importanza dei dati ai tempi del coronavirus ha avuto un fortissimo impatto nella nostra vita, perché in realtà tutti ci siamo accorti quanto sia importante avere dei dati, e ogni giorno ce li facevano vedere, ogni giorno abbiamo capito quanto abbiamo potuto continuare la nostra vita grazie al digitale, allo smart work, per cui diciamo che un argomento che era abbastanza tabù o che si pensava fatto solamente per addetti ai lavori è diventato un po' parte, diciamo, dell'immaginario di tutte le persone. Vorrei iniziare facendovi vedere quello che è l'importanza, diciamo, di dati, parliamo di big data, parliamo di dati a grande livello, ma quali sono l'importanza della condivisione di dati, di piattaforme e di all'interno di network. Il consorzio Escalate, che si chiama 4COV, è un consorzio pubblico e privato, ha vinto un grossissimo progetto europeo per l'emergenza coronavirus, mettendo a disposizione del consorzio questa piattaforma Exascale, che è conosciuta come, si definisce, la the most powerful and cost efficient intelligence supercomputer platform in the world. Ha la capacità di valutare 3 milioni di molecole al secondo che sono prese da una chemical library di 500 miliardi di molecole. L'obiettivo primario di questa piattaforma è di sfruttare la straordinaria potenza di calcolo nel network, cioè vengono messi in rete tutti quelli che sono i super calcolatori, più tutte le competenze scientifiche in ambito life science in Europa, per individuare in tempi molto più rapidi farmi più sicuri e promettenti, facendo uno screening virtuale tra le proteine del coronavirus e le molecole dei potenziali farmaci. Finora questo ovviamente veniva fatto sempre con dei computer, però con delle possibilità limitate, diciamo quello che si può fare si faceva manualmente, perché poi il matching veniva fatto manualmente alla fine, che impiegava 4 mesi, adesso viene fatto in secondi, per cui diciamo che sono stati molto importanti. Questo consorzio è guidato dalla DOMPE. All'interno ci sono molte delle istituzioni italiane e gli istituti di ricerca, più anche istituti di ricerca anche dei 7 paesi europei, ma diciamo che la guida è italiana. La strategia europea è stata quella di creare un modello di riferimento e standard scientifico sostenibile per dare risposta a qualsiasi scenario di pandemia, cioè ovviamente tutta questa infrastruttura che è stata messa, che si riunisce insieme in momento di urgenza, non è stato fatto solo per questa pandemia, ma potrà essere utilizzata non solo poi nel mondo dei farmaci. Si chiama
urgent computing, cioè la possibilità di creare un'infrastruttura che permetta di accedere in tempi brevissimi ai supercomputer della rete internazionale della ricerca in caso di esperienza sovranazionale, dall'epidemia a emergenze climatiche ai terremoti. Per cui quello che si propone Escalate è intanto la possibilità di stabilire uno standard scientifico per dare queste risposte, e questa parte la stanno facendo utilizzando non solo le capacità, diciamo, le potenzialità, la potenza di supercomputer, ma anche con i sistemi di intelligenza artificiale, con la diffrattometria raggi X, con i modelli cellulari predittivi, ma definire un modello di screening standard e strutturare assieme all'EMA, l'European Medical Agency, e questo è molto importante, un modello di sperimentazione efficace sulla malefica per velocizzarne i tempi. Questo lo vediamo in pratica, cosa vuol dire? Pensiamo al vaccino ora, vuol dire che o alla ricerca di un farmaco, diciamo, che possa servire per questa pandemia, quanto sia importante anche avere dei tempi, anche dei tempi di screening molto più veloci, perché l'abbiamo sempre fatto con la fase 1, la fase 2, la fase 3, insomma tutte le varie fasi, che però con dei tempi molto lunghi. Questo consorzio ha già testato virtualmente, questi sono i dati di oggi, 400.000 molecole, utilizzando i supercalcolatori, 7.000 molecole sono state preselezionate e ulteriormente testate in vitro, e 40 hanno dimostrato capacità di contrastare il virus, per cui una selezione, diciamo, velocissima, considerando che sono partite a marzo. Il raloxifene tra queste molecole è stato individuato come molecola promettente. Quello che è interessante è che non hanno studiato un nuovo farmaco, l'hanno testato sulle molecole esistenti per vedere quale potesse essere efficace. È un farmaco già sul mercato per il trattamento dell'osteoporosi, per cui serve per bloccare la replicazione del virus, per cui può restare la progressione di malattia, e quello che è molto importante è che è un farmaco già utilizzato, per cui ha già un profilo di sicurezza. Adesso ne stanno parlando con l'Agenzia Europea dei Medicinali per... Mi sembra un progetto molto importante, perché prima non era mai stato fatto. Questo consorzio è stato messo, ognuno lavorava per conto proprio, questo è stato fatto proprio in questa emergenza. Diciamo che è uno dei risultati positivi della pandemia. L'altro progetto, parlerò anche di questo molto in fretta, è un altro progetto che si chiama Interdisciplinary Convergence Initiative, che si chiama Yellow Submarine, che è quello che è stato fatto dal messo in piedi dal One Health Center of Excellence dell'Università della Florida di Ilaro Capo e da Fabio Gianotti del CERN di Ginevra. Hanno lanciato questo progetto trasformazionale che ha una grandissima potenza e questa, diciamo, una frase che loro usano, grazie all'intelligenza collettiva dei gruppi di ricerca internazionale. Anche questo è stato fatto perché per il Covid-19 come problema complesso richiede nuove soluzioni che guardano le montagne di dati come un patrimonio che, se interpellato con le giuste domande, può guidarci in note inesplorate. Per cui, diciamo, mettiamo insieme queste grandi mole di dati team interdisciplinari, e proprio questo progetto si propone di essere un acceleratore di interdisciplinarità, proprio perché non è un problema che riguarda solo la medicina, ma è importante studiare anche l'impatto della pandemia sulle condizioni sociali della popolazione, sull'ambiente, l'inquinamento. Elisa, devi stringere, per favore. Okay. E queste sono le varie aree di ricerca. No, volevo aggiungere che quello che abbiamo sentito prima dal relatore del GeoSmart Campus, che era proprio quello di come sia importante anche la georeferenziazione. Ecco, quello che noi ci troviamo con tutte queste grandi possibilità che abbiamo
anche noi abbiamo moltissimi dati, però sono molto frammentati, abbiamo diversi problemi perché ne abbiamo tantissimi, ormai tutti i dati sono digitalizzati, ma sono frammentati in, per esempio a livello regionale. Ogni regione si è organizzato con un proprio sistema che va benissimo, risponde benissimo alle esigenze che possono avere, ma i dati in questo momento non si possono mettere insieme. Sono proprio per questo motivo i dati sono frammentati anche per singolo paziente. Lo stesso problema ce l'abbiamo nelle cartelle cliniche elettroniche, perché ogni cartella clinica elettronica è stata fatta da un vendor, è stata fatta anche a livello di diversi ospedali, hanno tutti dei sistemi diversi, ma sono che questo potrebbe andare bene. Il problema è che i dati che dovrebbero, i file che escono da questi sistemi dovrebbero essere intercomunicabili, invece non sono omogenei, non sono utilizzabili e spesso sono sistemi piuttosto chiuse. In questa architettura silos lo stesso paziente si trova in vari dataset e ciò rende anche con codifiche diverse e ciò rende l'informazione disomogenea e con evidente spreco di risorse. Marisa, non dire tutto, lascia un po' il gusto di leggere il tuo contributo. Questi sono i dati di cuore. Ok, i dati per la ricerca, quello che sarebbe importante poter avere a disposizione tutti i farmaci per fare degli osservatori epidemiologici a livello nazionale. Si è sempre parlato di continuità ospedale in territorio, abbiamo visto anche la sua importanza nell'elezione del Covid, ma il flusso dei dati e le informazioni non sono ancora integrato, anche se i flussi amministrativi contengono tutta l'informazione. Stesso problema ce l'abbiamo con i fascicoli sanitari regionali, che rispondono a quello che sono, tutte le necessità dei medici e dei pazienti, ma non sono integrabili con gli altri sistemi all'interno. Quello che sarebbe a interromperti perché abbiamo ancora quattro colleghi che devono parlare. Okay. Va bene, comunque l'ho già detto, l'importanza di avere un clinical repository è avere un patient empowerment. Quello che dobbiamo dire che ci servirebbe, l'abbiamo visto nel piano di rilancio del piano Colao, che parla di digitalizzazione, parla di piattaforma pubblica che intrighi dati, dice di... Marisa, scusami, grazie di cuore, rimandiamo alla lettura del tuo paragrafo. Okay. Non so se, ti chiedo scusa Marisa, ma devo lasciare anche lo spazio agli altri. Non so se è arrivato Davide Zennaro. Davide, ci sei? No. Allora... Fernando Capuano o Alessia Caprini? Sì, sì, ci sono. Allora, sì. Davide, prego, a te un tema veramente innovativo che tu hai trattato con grande precisione, è quella della teleradiologia. Commentaci un pochino questo aspetto che tu hai curato con grande precisione nel libro. Si vede la presentazione? Sì, va. Ottimo. Allora, ho parlato di radiologia domiciliare sostanzialmente, in quanto alla luce dell'emergenza Covid, il fatto di poter effettuare le radiografie, in particolare del torace, direttamente al domicilio del paziente o nelle RSA dove sono ricoverati i pazienti, potrebbe rivestire un ruolo fondamentale. Una parola fondamentale è la teleradiologia. Ne hanno già parlato in tanti oggi. Però sostanzialmente dà la possibilità, una volta effettuata la radiografia digitale al domicilio di paziente, di poterla rendere visibile praticamente immediatamente, in modo estemporaneo, dare il suo parere e interpretare le immagini. L'approccio diagnostico al Covid, oltre alla radiografia del torace, è il tampone o shampoo. Tutte e due sono possibili da eseguire direttamente al domicilio del paziente, preservando quindi la sua salute e quella della popolazione, perché limitiamo il più possibile gli spostamenti. È stato detto diverse volte. I vantaggi per i pazienti sono che le persone che maggiormente possono tollerare la radiologia a domicilio sono quelli che pazienti oncologici, gli immunodepressi, i disabili e gli ospiti delle RSA in genere.
che sono stati quelli più colpiti nella prima ondata del Covid. Per poter effettuare la radiologia domiciliare sono necessari determinati soggetti, quali il medico richiedente, come il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per fare la richiesta, il tecnico di radiologia che fa materialmente le radiografie al paziente, il radiologo per interpretarle e refertarle, poi abbiamo il fisico sanitario che comprova il corretto funzionamento del tubo radiogeno e degli strumenti per l'acquisizione, e l'amministratore di sistema RIS-PACS che ha il compito di supervisionare il corretto funzionamento dei sistemi stessi per consentire la corretta visualizzazione delle immagini e l'allineamento dei dati, così da renderli visualizzabili sia i referti delle immagini sulla piattaforma web dedicata e sul fascicolo sanitario elettronico. Le esperienze italiane di radiologia domiciliare sostanzialmente svolta da soggetti privati, soprattutto nella regione Lombardia, mentre ci sono anche esperienze da parte del volontariato sociale, come avviene a Brescia o a Messina o in Piemonte, dove è stato implementato un progetto che si chiama Red Home, che coadiuvato dall'ASL Torino 3, Torino 4 e altre zone del Piemonte, consente di effettuare anche in zone particolarmente difficili a livello orografico la radiografia del torace e non solo. Gli strumenti necessari per effettuare una semplice radiografia al torace sono un mezzo per lo spostamento, un tubo radiogeno portatile omologato per utilizzo umano, questo è importante, un rivelatore di immagini DR che permette l'acquisizione delle immagini e il medico radiologo, e ovviamente per fare ciò un collegamento internet. Le potenzialità. L'integrazione tra le potenzialità della radiologia domiciliare insieme ad altri servizi fruibili sul territorio, quali possono essere le CG, le EG e altri servizi implementati in una sorta di automobile diagnostica in contatto con le associazioni di medicina generale, dei medici di medicina generale e con i servizi sociali di volontariato, potrebbero effettuare soprattutto nell'RSA tanti esami, ovviamente evitando sempre gli spostamenti dei pazienti, così da venire incontro ai bisogni di salute del al meglio la loro salute. In conclusione, diagnostica dell'esame delle immagini prodotte presso una normale presso un normale reparto di radiologia, anche al centro, quindi deve esserci la persona con i suoi bisogni di salute e tutti coloro che rispondono con competenza alle esigenze stesse di salute e benessere. E in base alle esperienze maturate durante l'emergenza Covid, abbiamo constatato che trasferire lo strumento diagnostico anziché il paziente è sicuramente una valida alternativa anche per limitare il più possibile l'affollamento dei pronto soccorsi. Io ho finito. Grazie, grazie tante. Mi dispiace che, non so se sono io o tu, non è stato sempre intelligibile l'audio. Speriamo che sono stato io e che quindi i colleghi ti abbiano sentito. Comunque rimando come sempre alla lettura del tuo contributo nel libro. Questo è un tema di cui sicuramente sentiremo tantissimo parlare, il rapporto paziente-sanità nei prossimi anni. Di questo ne siamo tutti sicuri. Con chi parlo di questo tema, ne viene data valutazione estremamente positiva. Quindi grazie di cuore, Davide. Grazie a te per l'opportunità. Buona serata a tutti. Buonasera. Allora, non so se è arrivata Alessia Cabrini. Alessia, sei arrivata? Altrimenti Fernando Capuano. No, non c'è per il momento. Né Fernando né Alessia? Allora, Fernando c'è. Fernando. Eccomi. Eccomi qua. Fernando, allora, eccoci qua. Tu, Alessia, tu hai trattato un tema di grande valore in questo momento. Grazie, buon niente. La molecolare, il futuro, sì. In cui voi avete un ruolo di protagonisti, tecnici di laboratorio genetico. Ci vuoi... Sì, in maniera molto sintetica, così parlo un po' delle cose anche di Alessia. Innanzitutto ringrazio
piazzano pubblicamente. Te, l'associazione, diciamo, Gregorio è stato un grande pioniere, no? Un pioniere proprio per lo sviluppo di questa associazione della sanità digitale. Il laboratorio biomedico, il laboratorio molecolare, è stato sottoposto ad un grande sforzo in questo periodo dell'era Covid, quindi noi abbiamo assicurato non solo un sovraccarico di diagnosi anche veloci per i tamponi molecolari, quindi per avere una prima diagnosi certa di infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, ma abbiamo anche dovuto, diciamo, fornire ai nostri rianimatori, ai medici i primi parametri, i primi biomarcatori di questa nuova malattia. No, è una malattia che si sta ancora studiando, quindi tutti i dati che servivano in rianimazione per l'emo gas analisi, tutti i dati che servivano per lo soccorso, per le interleuchine, per la coagulazione, se servivano. E quindi diciamo non solo un sovraccarico nella nostra realtà diciamo del laboratorio, ma poi è stato utile diciamo questo periodo per aumentare e implementare diciamo la realtà della medicina territoriale, quindi il telemonitoraggio che si effettua con diciamo il saturimetro è stato anche utile in queste realtà di distanziamento per poter anche andare a garantire il monitoraggio di tutti i pazienti cronici con lo scompenso cardiaco, con le terapie anticoagulanti. Quindi diciamo che la mia visione e quella di altri colleghi è che tutti gli attori del laboratorio, che non sono soltanto i tecnici operatori, ma anche i biologi, i medici, i patologi, i genetisti, abbiamo una visione di un laboratorio 4.0. Oggi diceva Sergio Piglion, c'è la medicina 4.0, quindi diciamo che il digitale, questa fusione, integrazione funzionale delle tecnologie fisiche, chimiche, biologiche ed informatiche ci darà uno strumento per avere una lettura nuova. Ma questa ricaduta che cosa richiede a noi? Una nuova diciamo anche formazione, un aggiornamento diciamo costante dei nostri professionisti della salute, ma anche un ripensamento della nostra formazione universitaria. Tu lo sai meglio di me, siamo stati i cofondatori di questa associazione. Molte volte diciamo i master di formazione non parla subito del digitale, della salute digitale, quindi diventa proprio una passione che è successiva. Poi bisogna, quello che dicevo io, avere una visione anche diciamo più moderna per monitorare le malattie croniche degenerative. Quindi il laboratorio deve anche dare una sorta di biosensori indossabili e formare il cittadino, perché è vero che la sanità digitale avvicina il cittadino, ma è anche vero che ci troviamo anche con pazienti cronici che hanno dei deficit o funzionali o intellettivi, quindi i caregiver, diciamo le persone che stanno accanto ai nostri anziani devono avere una formazione, quindi non è che l'accessibilità anche con lo speed, con il referto online sia così facile. Quindi cercare anche, e questo fra gli informatici, chi fa le app, cercare di andare anche a facilitare la fruibilità di questi dati. Io credo che, come ho detto in queste pagine, che se noi, oltre ad avere una sensibilità politica diversa per la sanità digitale, formazione, se coinvolgiamo bene il cittadino, potremmo avere, come succede nei paesi anglosassoni, un modello di medicina partecipata. Se il paziente è realmente coinvolto, quindi con una formazione corretta, quindi per prevenire le fake news o queste infodemia, saranno dei nostri alleati proprio per diffondere anche queste app e queste soluzioni che sono digitali. Un ultimo passaggio, sempre questo collegato, cioè dobbiamo avere proporre ai decisori politici questa figura del facilitatore. Secondo me ci vuole un facilitatore, perché abbiamo tanti dati, tanti strumenti, però molte volte anche il cittadino comune,
voi sapete che non ha una formazione così vasta, diciamo, che non riesce ad utilizzare appieno queste app. Il lavoro si sta interrogando anche sulla denominazione, quindi anche questa denominazione che ci, come tecnici di laboratorio, che ci proviene da un profilo molto vecchio del 94, cioè con la nuova formazione accademica triennale, magistrale, specialistica, è chiaro che il tecnico di laboratorio diventa un technologist, uno scientist, quindi anche diciamo, l'ordinamento accademico si deve aggiornare. Quindi questa è la traccia mia, dicevo, parlavo anche di questa visione dei big data, di tutti questi dati che poi sia i laboratori pubblici e privati, diciamo, accumulano, ci vorranno sia alcune soluzioni informatiche, ci sono alcuni software che aiutano il medico di medicina generale a fare delle decisioni, comunque occorrerà avere diciamo alcuni software che riescono anche a gestire tutti questi dati, perché tutti i dati epidemiologici anche del Covid-19, tutti i dati che stanno arrivando sui biomarcatori, sulle diagnosi, sulla severità, anche potranno servire sia per diciamo, definire delle linee guida, ma serviranno anche per dare il nostro contributo alla medicina personalizzata. E volevo anche aggiungere, ho detto anche nel libro, di genere. Voi sapete, i clinici presenti, diciamo, il sesso femminile ha dei range diversi, quindi diciamo, ha un'interpretazione che diversa. E le stesse omiche, la genomica, la proteomica, la metabolomica, ci dà proprio questo corredo di informazioni utili al clinico, perché poi questo fa il laboratorio, produce dei dati analitici che servono al clinico per decidere. E molte volte quando devi fare una terapia di emergenza al DEA o nel caso anche di Covid, hai pochi minuti per scegliere, quindi il laboratorio deve stare in rete, deve dare dei risultati di qualità e di sicurezza ai nostri clinici. Quindi ringrazio ASTD, ringrazio Gregorio e ritenetemi a mia disposizione per le vostre collaborazioni. D'accordo. Fernando, sono io che ringrazio te, ringrazio tutti i laboratori. Questo tema della medicina molecolare personalizzata e individualizzata è uno dei temi sicuramente portanti della futura sanità 4.0. Quindi ben venga ulteriore approfondimento delle cose che tu dici. Grazie di cuore, Fernando. Grazie, grazie, grazie. Allora, Alessia è arrivata? Alessia Cabrini non è arrivata, e allora Alessia la capisco, perché lei sta ai tamponi di Padova, e quindi chiunque sta seguendo questa benedetta o maledetta pandemia sa cosa vuol dire Padova e i tamponi a Padova in questo periodo. Passiamo. Marco Croce c'è? Avvocato? Sì, c'è. Eccomi. Marco, allora, last but not least, perché con Marco abbiamo trattato il tema della privacy. Qui non è il momento, nel contesto, di parlare in dettaglio di Immuni, non è questo il motivo, ma di parlare di privacy, perché uno appena sente parlare di Immuni questo tema della privacy viene. Marco, illuminaci un po' su questi temi, che su cui anni fa, quando tu ci parlavi, eravamo tutti ignoranti. Adesso sì, anche grazie alla diffusione che fanno competenti come te e altri amici, questo tema della privacy è diventato un tema abbastanza noto. Però non fa mai male, l'abbiamo visto con Immuni, rammentare quali sono i pilastri di questo contesto. Prego, Marco. Buonasera a tutti, grazie Gregorio per il coinvolgimento in questo straordinario cammino comunitario di professionisti integrati per la ricerca di un percorso da mettere a disposizione della società italiana e mondiale, perché non ci diamo preclusioni, neanche linguistiche, perché questo è un prodotto immediatamente traducibile. Io non illumino, ringrazio, ma
che credo di essere illuminato dalle persone che incontro, da tutti voi che incontro, che ho incontrato, da questa comunità delle professioni sanitarie che è di altissimo livello, e condivido con molti di voi l'osservazione che ci siamo dati anche l'obiettivo di ridurre i conflitti. Laddove abbiamo idee diverse, cerchiamo di veicolarle con gentilezza, autolimitandoci. Questo è proprio della comunità dei professionisti sanitari più che di altre, se posso. E un pochino io appartengo a questa comunità, seppur come giurista e come avvocato, la frequento da 23-24 anni. Il mio compito nell'ambito comunitario di questa esperienza è stato cercare di indicare i termini della privacy, se sono più di conflitto o di sinergia rispetto al sistema. In quanto senza dubbio il continente europeo è quello che tutela meglio di tutti gli altri molti diritti, probabilmente tutti i diritti, senza autoreferenzialità. È proprio il frutto di un cammino che è più avanzato. Abbiamo fatto così tanti errori come europei che probabilmente li abbiamo fatti quasi tutti. E errando, abbiamo cercato di individuare anche dei contrappesi a quegli errori, tra cui la preservazione dell'intimità, della riservatezza dell'individuo, che è un cardine costituzionale europeo. E poi vediamo però che si dice Ronaldo ha il Covid, Briatore ha il Covid, altri VIP hanno il Covid. E questa privacy dove sta? Me lo chiedo sinceramente. A mio avviso questo automatismo di propalazione del dato individuale è una forzatura. Giacché laddove non sia necessario, ogni dato che attiene allo stato di salute e al trattamento di prestazioni di diagnosi e di cura della persona dovrebbe rimanere blindatissimo e conosciuto soltanto dalla struttura sanitaria, eventualmente dal sistema sanitario integrato per intervenire a favore della persona e della collettività, e alla persona stessa che può consentire di propalare il dato. Invece vi faccio osservare che è passata l'idea, a mio avviso aberrante, che vi sia un automatismo di estensione e di ostensione del dato. Anche in altri ambiti, io sono assolutamente coeso con gli sforzi che sta facendo l'ordinamento e il sistema governativo nazionale e centrale per abbattere il fenomeno pandemico. Sto però ricordando che ci sono altre prerogative dell'individuo che nel libro bianco abbiamo cercato di ricordare su tutti i profili, anche quello giuridico, e tra questi c'è la preservazione del dato. E ci sono maglie che sfuggono. Immuni non sfugge da queste maglie. Immuni è stata concepita nel rispetto della normativa europea, che noi troviamo nel nostro decreto legislativo 196 del 2003, ma ormai in funzione abbracciante e comprendente troviamo dentro il GDPR 2016-679. Si tratta di un documento estremamente complesso. Io ho cercato di fare uno sforzo grandissimo mettendolo in condivisione, di fare sintesi dei principi. Il GDPR vuole creare metodi preventivi nel modo di lavorare di tutte le realtà imprenditoriali, aziendali, private, singoli, gruppi, formazioni sociali, per preservare sistematicamente i dati delle persone, sia quelli sensibili, quindi a maggior ragione i dati sanitari, ma anche quelli che attengano alle origini, alle opinioni politiche, alle scelte religiose, ai comportamenti, allo stile di vita sessuale, tutta questa gamma di prerogative dell'individuo che ha il diritto di rimanere solo con i propri dati, sono altamente tutelati da un sistema che io ho cercato di descrivere, e non posso che
rinviarvi a questa sintesi, ripeto, che è frutto anche di un lavoro in altri ambiti in cui si cerca di indicare i modi di raccolta, registrazione, conservazione e utilizzo, e poi voi lo vedete quante volte andando in banca anche o andando in un'altra realtà produttiva vi vedete sottoporre una serie di moduli in cui c'è il titolare del trattamento, le modalità del trattamento, ciò che vi si garantisce, ciò che ci si promette, i nostri diritti di rettifica, di conservazione, anche richiesta di modificazione di alcune scelte sul trattamento. Io voglio arrivare al tema più importante, che è quello di accountability. Nel nostro sistema giuridico europeo si garantisce l'effettività della tutela. Tant'è vero che se un soggetto sanitario viola queste garanzie della privacy, deve esserci un sistema di tracciabilità delle responsabilità, una banca dati di circa gli eventi che hanno costituito data breach e violazione del percorso virtuoso di trattamento dei dati. Il bilanciamento tra l'esigenza di tutela forte dei dati personali e i diritti della collettività di penetrare i dati per ricerca scientifica, ovvero per protezione contro fenomeni pandemici, epidemiologici, eccetera, trovano una sintesi nel GDPR e nel nostro sistema ordinamentale complessivo, sintesi che è demandata anche alla vigilanza del garante della privacy, ma a ciascuno di noi. Faccio un esempio e chiudo. Un medico è stato sanzionato per 43.000 euro perché si era fatto cadere una pen drive dove c'era dentro la cartella clinica di un paziente, in casa l'ha ritrovata la consorte che si stava per separare, nel porta via le valigie, porta via questa pen drive, la consegna alla guardia di finanza e dice: guardate come lavora mio marito. Rispetto al GDPR, 43.000 euro. Questo per dire che il libro bianco fornisce qualche sana indicazione anche su come si governano i supporti, su come nei supporti bisogna mettere una password d'accesso, altrimenti nessun dato clinico deve essere messo lì, ma deve essere veicolato su cloud sempre attraverso o intranet, attraverso dati di accesso a cui non possono arrivare coniugi separandi che vogliono farci male. Grazie Marco, carina questa aneddoto. Continuo a chiedere scusa per le difficoltà organizzative. C'è Alessia Cabrini che da Padova sta chiedendo di poter intervenire, dice che non riesce a connettersi, Guido. Se possiamo fare qualcosa ti mando il cellulare. Sì, vediamo, chiedo scusa agli altri uditori. Confermi, mi ha ricevuto il cellulare della Caprini, per favore. Ancora no. Dove me l'hai mandato? Su WhatsApp? Te l'ho mandato su WhatsApp, altrimenti chiedo scusa al pubblico. Ma questo è il bello della diretta, no? Questo è il bello
della diretta, ma anche frutto della diretta. Vabbè, ma sappiamo anche che Gabriele è molto impegnata in questo periodo. Alessia è molto impegnata in questo momento. Ecco, Alessia è collegata. Ok. Buonasera Alessia, buonasera. Mi sentite? Sì, tutto bene. Sì, sì. Sì? Ma come siete? Io sono appena reduce da un concorso, guarda, sono un po' così. Porteremo fortuna, vincerai il concorso, dai. Era un po' difficile. No, allora Alessia, state aspettando. A te il compito, anche se involontario, dai, di chiudere questa sessione un pochino difficoltosa dal punto di vista logistico. Ecco, io dicevo che tra te e Fernando presidiate questo terreno del tecnici di laboratorio biomedico, che in questo momento per l'innovazione e per l'impegno, per le difficoltà, per il presidio particolare del coronavirus, vede in voi veramente due delle professionisti più coinvolti. Allora, portaci un po' la tua testimonianza di quello che hai rappresentato, hai anche tu 10 minuti e poi sì, chiudiamo. Volevo chiedere se potevo condividere il contenuto. Posso? Certamente che sì, Guido. Certo, certo. Ecco, ho già caricato. Eccola. Va bene. Guido, io ho da capo riperso il volume. Sì, allora vado e parto. Vai, vai. Diciamo che il mio contributo è stato dal punto di vista laboratoristico prevalentemente, ma anche gli impatti e le conseguenze per quanto riguarda sì, le tecniche di analisi di laboratorio. Alessia, scusami, sì. Se mandi presentazione vediamo meglio, grazie. Sì, aspetta. Sì, ma... Presentazione del PowerPoint. No, ma che mi compare una barra sopra che non riesco a accedere a fare presentazione. Cioè, sopra la barra. Aspetta. Avvia la presentazione, ok. Sì. No, l'avevo avviata. Aspetta, ma condividi? Ma è come se... c'è una barra sopra... condividendo. Guido, ma io la vedo la presentazione. Ok, ok. Prosegui così. Ecco, dall'inizio. Va bene così? Sì, sì, grazie. Perfetto. Allora, stavo dicendo che ho affrontato quella che è, diciamo, la diagnostica di laboratorio, il contributo dal punto di vista del monitoraggio e controllo dei focolai virali della pandemia da coronavirus. Perché? Perché il laboratorio da sempre dà una diagnosi affidabile e tempestiva, e soprattutto grazie all'impiego anche di tecnologie avanzate e ad indagini genetico-molecolari che sono state utili ad impedire la diffusione di questo virus e anche al contempo a migliorare l'assistenza e il mantenimento del benessere delle persone. Quindi questo è il concetto di base principale. E diciamo che sono stati sviluppati vari metodi di laboratorio perché c'è stata un'impossibilità di stabilire una diagnosi certa e precoce sulla base sintomatologica dei segni clinici. Quindi sono stati sviluppati test molecolari per identificare i positivi al Covid e test serologici per identificare quello che è il contatto con il virus espresso dalla ricerca anticorpale, quindi sviluppo di anticorpi precoci, IgM, e ritardati nella fase avanzata IgG. E sappiamo appunto che ci sono varie tipologie di esami di laboratorio, ma soprattutto possiamo classificarli in esami di laboratorio di fase 1, che sono sostanzialmente il cosiddetto tampone nasofaringe o ricerca del virus su materiale diciamo delle basse vie respiratorie o espettorati. Il test d'eccellenza è appunto questo tampone nasofaringio, dove si applica una tecnica particolare che è una reverse real-time PCR. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, però è un test di molecolare di reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa che permette l'identificazione del virus stesso. Però accanto a questi test, diciamo qua il tampone, c'è anche il test qualitativo o qualitativi definibili rapidi, che non sono così precisi ed accurati per diagnosi di infezione, cioè per lo stato dell'infezione, perché possono dare dei falsi negativi o dei falsi positivi, che sono attraverso goccia praticamente di sangue o di siero su una card dove viene indicata la positività o la negatività.
però ci sono anche esami di laboratorio di fase 2 accanto agli esami di laboratorio di fase 1, che sono dati invece da test sierologici quantitativi, con tecniche molto sofisticate di immunofluorescenza indiretta, immunoenzimatica, e sono test di elezione per testare l'immunità e lo screening di vaste aree, diciamo di popolazione anche può essere fatto, o per gruppi di rischio ad esempio. E questi identificano la presenza in circolo di anticorpi, sostanzialmente immunoglobuline, sia IgG, IgM che IgA anti-SARS-CoV. Poi ci sono sempre anche test immunologici quantitativi, quali la chemiluminescenza, che è un test di ausilio proprio, perché dà un'indicazione della presenza di IgG neutralizzanti diretti contro il SARS-CoV-2. Quindi dà direttamente la presenza di IgG e quindi può testare, diciamo, il periodo di sieroprevalenza, che è sostanzialmente un po' più lungo rispetto a quando compaiono i primi anticorpi, che sono sostanzialmente le IgM. Quindi c'è un periodo che è di 20 giorni sostanzialmente, e quindi il periodo migliore per testare le IgG è sostanzialmente dopo i 15 giorni attraverso questo test che è la chemiluminescenza. Però ci sono anche altri esami di laboratorio che possono essere effettuati e che diciamo danno una seria indicazione anche soprattutto in pazienti gravi affetti, diciamo, da Covid-19, perché possono essere monitorate ad esempio le transaminasi, la VES, la laticodeidrogenasi, i CPK, la troponina e la procalcitonina, ma nei pazienti, diciamo, ricoverati, soprattutto anche ricoverati gravi, cioè che hanno proprio una sintomatologia evidente e sono anche intubati, si nota praticamente un aumento dei fattori della coagulazione del bilimero, una linfopenia progressiva e un aumento anche di citochine infiammatorie. Quindi, oltre al tampone nasofaringeo, abbiamo praticamente anche la possibilità di fare altri esami. E sono stati introdotti anche ulteriormente, diciamo, altri materiali su cui poter indagare e ricercare il virus stesso. Stanno facendo degli esperimenti, soprattutto anche in azienda ospedaliera a Padova, dal professor Foresta, sul liquido seminale, dove è stato appunto dimostrato che il virus Covid si insinua anche nei testicoli dell'uomo, ma anche attraverso praticamente le lacrime, anche quindi attraverso liquidi biologici speciali, studi su liquidi ascitico, pleurico, bronchiale. Insomma, è un, diciamo, uno studio in divenire, però il test d'eccellenza rimane sempre il tampone sostanzialmente. Importantissimo il trasporto e la consegna dei campioni per garantire la sicurezza degli operatori e anche del campionamento ai fini diagnostici, perché sappiamo che se c'è una buona sicurezza anche per i materiali stessi che arrivano in laboratorio, anche l'analisi sarà adeguata e corretta. Quindi c'è una circolare proprio del Ministero della Salute dell'8 maggio 2003 che prevede che il contenitore in cui arrivino materiali appunto infetti siano a triplo imballaggio, provvisti di etichetta, refrigerati e consegnati entro le 24 ore per avere l'attendibilità del risultato sostanzialmente. Si lavora in sicurezza, ci sono vari livelli di sicurezza, biosicurezza si chiama, in base diciamo agli agenti patogeni che si lavorano sostanzialmente. Quindi abbiamo un BLS1 che è un laboratorio di basso rischio, un BLS2 invece di moderato rischio, un BLS3 e il coronavirus è stato qualificato in questa tipologia di laboratorio, BLS3, quindi moderato rischio verso l'elevato rischio, dove si deve comunque utilizzare una protezione adeguata con dispositivi di protezione diciamo efficaci. Però io direi che vista la patogenicità anche del Covid sostanzialmente e quello che si sta verificandosi, non potrebbe essere escluso che venga inserito anche in una manipolazione di un laboratorio di BLS4, dove però qua ci sono agenti patogeni molto molto più infettanti, ad esempio l'Ebola. Comunque ad ora è stato classificato in BLS3. Quindi tutto parliamo in termini di sicurezza, di bioprotezione, biocontenimento, rischio biologico, che si riferisce anche al decreto 81 del 2008, dove praticamente viene diciamo, dichiarata quella che è l'infettività, la patogenicità, la trasmissibilità e la neutralizzabilità. Questi sono concetti fondamentali.
non mi dilungo su questi. Comunque è importantissimo lo smaltimento dei campioni da Covid-19 che devono essere trattati e eliminati come materiale infetto di categoria B e quindi chiusi in contenitori tipo Alibox e portati all'inceneritore entro 5 giorni. Quindi importantissimo anche lo smaltimento di questi campioni sostanzialmente. E poi praticamente abbiamo anche nuove tecnologie, che questo è, diciamo, il focus anche di tutta la presentazione. Cioè, accanto ai metodi tradizionali di biologia molecolare, accanto, diciamo, a tecnologie già sperimentate, è stato introdotto proprio per il Covid una strumentazione che si ha solo qui in azienda ospedaliera Padova, dove io lavoro dal professor Crisanti, che è l'Eco 525 Liquid Handler, che è un manipolatore di liquidi a onde sonore con erogazione acustica che sostituisce il classico sistema meccanico nell'estrazione appunto dell'RNA praticamente del virus e quindi consente una velocità appunto di reazione elevata e anche una precisione, la possibilità di non creare contaminazioni e soprattutto anche processare una mole di lavoro elevata fino a 7.000 tamponi giornalmente, quotidianamente. Questi sono appunto i concetti. E diciamo che comunque si è presentata un'evoluzione nel numero e nella tipologia degli esami di laboratorio negli ultimi anni, con ricorso sempre maggiore alla tecnologia per la diagnosi e il trattamento del paziente. Sostanzialmente dovrebbe essere preso a riferimento, e sta già appunto avvenendo, un modello organizzativo di integrazione in rete, cioè la rete integrata dei laboratori clinici come risposta ai bisogni di salute del paziente, quindi un moderno di governance sempre più saldamente nelle mani dei professionisti sanitari e sempre più vicini ai percorsi appunto del paziente. Quindi questo è il concetto praticamente di base. E quindi è fondamentale questa integrazione che sta sostanzialmente appunto avvenendo nei modelli appunto di clinical governance. Ma soprattutto volevo farvi vedere l'altra slide, non riesco a girarla, si è bloccata. Eccola qua. Praticamente sono state introdotte piattaforme preanalitiche di biologia molecolare integrate con il sistema informatico di laboratorio, LIS, che eseguono una serie di operazioni complesse ad alto rischio biologico. E questo per assicurare soprattutto un'elevata produttività e tempi di risposta del TAT, cioè tempi di risposta tra la richiesta e l'interpretazione poi del referto e dell'analisi, sicurezza dei risultati attraverso la tracciabilità dei campioni in conformità con le varie procedure di qualità, ottimizzazione delle risorse e anche controllo dei costi e soprattutto assicurano la centralizzazione del flusso dei campioni e l'ottimizzazione degli spazi. Quindi si ha una conseguente riorganizzazione e razionalizzazione appunto di tutto il sistema. Quindi, concludendo, posso dire che il laboratorio con i suoi professionisti si è proprio rivelato essenziale nella gestione di questa pandemia, perché ha potuto effettuare in modo tempestivo ed accurato i vari test dei campioni prelevati e che comunque non solo in questo contesto del coronavirus, ma anche nell'ambito di varie infezioni emergenti appunto in generale. Qual è la previsione per il prossimo futuro? È soprattutto un aumento esponenziale di esami molecolari e di un sempre maggior utilizzo dell'informazione di laboratorio, perché si va verso una medicina personalizzata che è rivolta soprattutto ad individuare quelli che sono i fattori di rischio, di suscettibilità alle malattie, alla diagnosi precoce, sulla base proprio di tutte queste conoscenze biochimiche molecolari e anche di farmacogenetica. Ecco, io ho un po' concluso, questo è il mio contributo, spero di essere stata chiara. Sono stata anche un po' tanto tecnica, però non potevo fare diversamente. No, sei stata chiarissima. Vedete, abbiamo iniziato questo lungo pomeriggio con Pillon che ci ha parlato di medicina personalizzata. Chiudiamo questo lungo pomeriggio con Alessia che da capo ritocca il punto della medicina personalizzata in cui tutte le varie professioni sono pesantemente coinvolte in un fattore sinergico sempre più importante per lo sviluppo della sanità, non solo di quella ovviamente sanità digitale. Allora Alessia, grazie di cuore, io ringrazio tutti quanti voi che avete partecipato a questa esposizione del nostro libro tra venerdì scorso e oggi vi chiedo scusa se abbiamo avuto un po' di problemi logistici.
in particolare il mio è stato quello di dover utilizzare soltanto lo smartphone perché nel mio quartiere la forte pioggia di questa notte ha mandato completamente giù tutto il sistema di collegamento internet. In ogni caso troverete tutto registrato a partire da domani mattina sia sui siti di Geosmart Campus che sul sito di ASST. Ringrazio i relatori, ringrazio Geosmart Campus per averci ospitato, lanciato e permesso di poter tenere queste lunghe dirette. Ringrazio tutti che ci ha seguito, ringrazio migliaia e migliaia di amici e professionisti che stanno scaricando dal nostro sito il nostro libro bianco che, ripeto, è in modalità free, quindi scaricabile liberamente. A tutti buonasera e grazie di cuore. Grazie a te. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie.